Allora, buongiorno a tutti. Siamo onorati di poter presentare all'interno del Forum degli Allievi della Scuola Normale Superiore una discussione con Emiliano Brancaccio e Claudio De Fiores, che salutiamo e ringraziamo di essere venuti qui. La nostra intenzione è di discutere di Europa con rappresentanti di discipline non presenti nell'ambito delle scienze pure della scuola. Emiliano Brancaccio è economista, docente di economia politica ed economia del lavoro presso l'Università del Sannio, e negli ultimi anni è emerso come uno dei più acuti ed ascoltati commentatori della crisi e critici delle politiche di austerity. Cito soltanto il libro L'austerità di destra, di ormai 2 anni fa, scritto per Il Saggiatore con Marco Passarella, e l'appello The Economist Warning, uscito sul Financial Times nel settembre del 2013. Claudio De Fiores insegna diritto pubblico alla Seconda Università di Napoli, partecipa alle attività del Centro per la Riforma dello Stato e fa parte della direzione delle riviste Democrazia e Diritto e Costituzionalismo.it. Nei suoi interventi, ed in particolare nel libro L'Europa al bivio, anch'esso del 2012, ha sottoposto il processo di formazione dell'Unione Europea e le sue reazioni alla crisi al vaglio degli strumenti della dottrina costituzionale. Certo, l'occasione dell'evento è data dall'incombere di una scadenza elettorale che, come forse mai prima, è attesa con le speranze e i timori di un appuntamento politico cruciale e dirimente. Al linguaggio ipermediatizzato imposto dalla competizione elettorale, noi cercheremo di contrapporre proposte analitiche più complesse e approfondite, libere dalle semplificazioni esasperate così poco adatte a comprendere la genesi ed il corso della crisi nella sua dimensione europea. Il discorso pubblico sulla crisi e sull'Europa sembra infatti incagliato in quelli che potremmo definire totem e tabù. Totem potremmo chiamare le opposte mitologie che si fronteggiano in Europa come in una guerra di religione. Da una parte l'europeismo acritico, quello che è stato chiamato il morire per Maastricht, quell'oltranzismo che Brancaccio ha chiamato gattopardismo. Troppo spesso abbiamo visto che, per quanto alto ed appassionante possa essere l'orizzonte ideale di cui questo atteggiamento si nutre, esso non è stato in grado di fare fino in fondo i conti con i problemi emersi dalla crisi, con la discrasia tra sviluppo dei mercati e sviluppo delle democrazie. D'altra parte, è un totem anche l'idolo anti-europeista, che usa come formule magiche le parole d'ordine dell'uscita dall'euro, della disintegrazione europea, della chiusura nazionalistica. Tabù vorremmo invece chiamare quella zona di rimosso che rimane, ci pare, sia nel discorso genericamente pro-euro che in quello genericamente anti-euro, e che invece le analisi e le ricostruzioni di Brancaccio e De Fiores aiutano a svelare. Tanto l'operazione di mitizzazione quanto la contromitologia populista sono infatti convergenti in deficienze di analisi, potremmo dire anche deficienze di libertà di ricerca, rispetto alla comprensione della crisi e del suo impatto sociale su scala continentale. Queste deficienze finiscono per saturare il complesso del discorso pubblico sulla crisi europea e deludere alcuni di quelli che sono i suoi nodi più problematici e per questo fondamentali. La permanente gerarchizzazione, la crescente gerarchizzazione nelle relazioni internazionali, il rapporto tra lo Stato e l'economia, quello tra l'economia e la democrazia, in altre parole i diritti sociali, e le questioni dell'organizzazione del lavoro e della sua rappresentanza politica. Nodi che la crisi ha fatto venire al pettine, ma che ciò nonostante non sono stati approfonditi e discussi, anzi praticamente ignorati, sia nel procedere sulla strada dell'integrazione europea, sia e tanto più su quella del ripiego nazionalista alla Marine Le Pen. Per esempio, e mi avvicino alla conclusione, Brancaccio procede a rompere un tabù quando, con Passarella, sceglie di trarre le estreme conseguenze dalla crisi, come crisi di un sistema economico, ma anche di un sistema di pensiero. Prima prende di petto la bancarotta del paradigma economico della scarsità e più in generale di quello mainstream libero scambista, sottolineando l'urgenza di un rinnovamento scientifico e di una competizione tra paradigmi e tra modelli scientifici. E poi, di fronte al fallimento del mercato e dell'autoregolazione spontanea, ma anche di fronte all'insufficiente pregnanza di parole d'ordine come quella dei beni comuni, riflette sulla modernità della pianificazione. De Fiores procede d'altra parte a mettere in rilievo la rimozione del demos nell'organizzazione politica e nell'architettura costituzionale europea, mostrando cioè come nel processo costituente europeo sia storicamente mancato quel soggetto popolare protagonista che è invece la base del potere costituente che dà luogo a un processo di genesi democratica nella tradizione giuridica e costituzionale occidentale. Un potere che non è quello immediato dei populismi, ma quello mediato e organizzato della rappresentanza. Insomma, in una formula, il We the People della Costituzione americana del 1787, che si contrappone al We the Kings, Queens and Presidents of the European Union, che apre il Trattato della Costituzione europea del 2003. E con questo concludo la mia breve ouverture e con molto piacere passo la parola al professor De Fiores. Grazie per questo invito. Insomma, io parto da alcune considerazioni che stanno già dentro
la breve introduzione di Bruno. C'è, è vero, un totem, tabù e totem che si rincorrono nella ricostruzione, nella raffigurazione che si è soliti dare dell'Unione Europea e dei processi di costruzione dell'Unione Europea. E vi è quindi innanzitutto un luogo comune che secondo me dovrebbe essere sfatato, cioè dire, si ha l'impressione che le torsioni tecnocratiche, lo strapotere della banca centrale, la comprensione dei diritti sociali sia qualcosa che ha a che fare molto con la crisi, come a dire l'Unione Europea non poteva procedere in modo diverso perché la crisi gli impone oggi di procedere in questa direzione. Ecco, questa è una ricostruzione quanto mai fallace e inadeguata, perché c'è un processo che invece è risalente. Quando si è soliti dire che bisogna riprendere il sogno europeo, così come descritto da Spinelli, quel famoso manifesto di Ventotene scritto insieme a Rossi, c'è qualcosa che non quadra in questa ricostruzione, perché già il primo trattato europeo, il Trattato di Roma del 1957, si pone su basi sensibilmente diverse. Cioè dire, noi in quel manifesto leggiamo ad esempio che l'Europa deve essere il luogo di sperimentazione di una nuova democrazia, che deve essere il luogo in cui si avvia con formule risolutive la lotta contro la disuguaglianza e i privilegi sociali. E poi, insomma, troppa grazia, si dice che la rivoluzione europea è una rivoluzione socialista o non è. Ora, con tutto questo, il processo di costruzione dell'Unione Europea, si è detto chiaramente, non ha nulla da spartire. Nasce su un impianto che è sensibilmente diverso, è un impianto economico. L'Unione Europea nasce come comunità economica, una comunità che ammette, si dice, quattro libertà, ma in fondo è soltanto una libertà, la libertà di circolazione, seppure articolata, declinata sotto forma di circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e dei capitali. Quindi potete capire bene che si tende a privilegiare innanzitutto quella libertà che è più congeniale all'affermazione del primato del mercato. Ora, quindi, non illudiamoci che oggi ci troviamo di fronte a una fase di eccezione e che poi possiamo in qualche modo risalire la china e l'Unione Europea quasi fatalmente inizia a operare per l'affermazione e la tutela dei diritti sociali e per incardinare un progetto democratico compiuto storicamente. L'ho già detto, il processo è risalente e soprattutto oggi non esistono gli strumenti a disposizione del diritto dell'Unione Europea per sperimentare soluzioni di questo tipo. Quali potrebbero essere gli strumenti a disposizione? La Carta dei diritti? La Carta dei diritti approvata a Nizza nel 2001? Insomma, quella Carta dei diritti non fa altro che riaffermare quelle che erano le logiche già sottese nei trattati europei, in modo particolare nel Trattato di Maastricht. Non è una carta che non mette in discussione il primato del mercato, non contempla in malo modo i diritti sociali, non contempla il principale diritto sociale che è il diritto al lavoro. L'eguaglianza torna ad essere un'eguaglianza soltanto formale, un'eguaglianza di fronte al diritto, alla legge, diremmo noi. E il principio di non discriminazione, cioè dire quella formula fondamentale, no, che noi troviamo nella carta costituzionale, nell'articolo 3, in cui si dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di, si fa riferimento a una serie di categorie, no, il sesso, la razza, le opinioni politiche. Ecco, questa formula è sì ripresa dalla Carta dei diritti, ma tra queste categorie viene contemplato anche il patrimonio,
cioè a dire i cittadini non possono essere discriminati in base al patrimonio, che è qualcosa che mette in discussione quello che invece è un principio fondamentale del costituzionalismo democratico, che prevede appunto ad esempio la progressività delle imposte. Allora ci rendiamo conto che ci troviamo in un contesto che opera rispetto a quella che è la tradizione del costituzionalismo democratico contemporaneo in direzione sensibilmente diversa e che quindi anche la logica dei diritti e della tutela dei diritti è configurata in modo assai disomogeneo rispetto a quanto è previsto dalle Costituzioni del Novecento. Le Costituzioni approvate in Europa all'indomani della sconfitta del nazifascismo. E voi sapete che circola da qualche tempo una nota della JP Morgan in cui si dice che queste Costituzioni non vanno bene proprio perché scritte in una fase particolare in cui la discriminante antifascista e il peso delle sinistre era talmente significativo, si dice, da permeare in modo così incisivo queste Costituzioni a tal punto da contemplare, dice questa nota del maggio scorso della JP Morgan, due scandali, diciamo così. Il primo, la possibilità di protestare quando i mutamenti non sono accettati. Il secondo, la tutela costituzionale dei lavoratori, che è contemplata in gran parte delle Costituzioni europee. Ora, è diverso quindi, diciamo così, il senso e il significato della Carta dei diritti e del modo in cui l'Unione Europea concepisce i diritti rispetto alla tradizione del costituzionalismo democratico. Questo lo si evince chiaramente già nell'articolo 20,2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dove si legge che i diritti sono sì assicurati, garantiti, ma dovranno essere esercitati nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi. Allora, quindi i diritti sono sì riconosciuti a condizione che l'esercizio non metta in discussione il contenuto dei trattati di alcuni paragrafi. E qual è il perno di questi trattati? Anche questo lo si evince assai chiaramente dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in modo particolare l'articolo 119, in cui si dice, definita quella che è un'istanza quasi primordiale del modo di essere dell'Unione Europea e del suo diritto, cioè a dire l'economia di mercato aperta e libera concorrenza. Ora, questa formula nel Trattato di Maastricht è una formula, economia di mercato aperta e libera concorrenza, che permea significativamente gran parte delle disposizioni. È il principio, cardine di quel trattato, che poi ha una valenza assai significativa, lo dirò dopo, proprio perché definisce un punto di svolta nel processo di costruzione dell'Unione Europea. E allora, perché stupirsi se la Corte di Giustizia, con alcune clamorose sentenze, post Lisbona, adottata all'indomani del Trattato di Lisbona, il caso Viking 2007, Raffert 2008, Laval 2007, e quando si trova a dover decidere la Corte di Giustizia come bilanciare il diritto al lavoro e il diritto ai lavoratori rispetto alla libertà d'impresa, non esita mai ad affermare il primato della libertà d'impresa rispetto a tutti gli altri diritti. Questo perché sta già dentro la costruzione e il modo di essere delle norme dell'Unione Europea. Allora possiamo dire che neppure nel momento in cui si è deciso di dotare l'Unione Europea di un catalogo dei diritti, il diritto comunitario è stato capace di affrancarsi un po' da quello che è il suo peccato originale, cioè a dire la supremazia del mercato. Ora, sul piano storico, io ho l'impressione che noi ci siamo trovati nei decenni scorsi di fronte a un processo in parte contraddittorio, in parte strabico, cioè a dire, noi abbiamo avuto un'Europa strabica, utilizzo questa espressione, proprio perché era un'Europa che guardava in due direzioni diverse. Utilizzando la formula di Galpin, Smith in patria, all'interno degli Stati, Smith all'estero, cioè con riferimento ai processi di costruzione dell'Unione Europea, Keynes invece all'interno. Questi erano due processi, quindi, divergenti, che hanno contrassegnato gran parte del dopoguerra, dal momento dell'entrata in vigore delle Costituzioni democratiche,
al momento in cui invece con il trattato di Maastricht noi assistiamo a una sorta di cortocircuito di queste tendenze, cioè dire la tendenza liberista prende il sopravvento e pone fine a quel trentennio glorioso, così come viene definito da una parte della letteratura. Con la stesura del trattato di Maastricht, diciamo in altre parole, questa distonia, questa stonatura fra le due Europe viene meno. Le politiche di coesione sociale subiscono in tutti i paesi europei una straordinaria battuta d'arresto, gli indirizzi politici nazionali, incalzati appunto dai contenuti del nuovo trattato, si convertiranno in breve tempo alle ragioni del patto di stabilità. Quello che significa sul piano costituzionale è assai chiaro, vi è il tentativo di condannare alla ineffettività gran parte delle disposizioni della Costituzione repubblicana e delle Costituzioni democratiche europee. Ma con riferimento alla vicenda italiana, vedremo come a partire da Maastricht noi ci troviamo di fronte a una pressione normativa e giuridica assai significativa che va a incidere su tutti i livelli di produzione del diritto. Sia per quanto riguarda la cosiddetta legislazione ordinaria, le leggi che vengono approvate, diciamo, ordinariamente dal Parlamento, che è una legislazione che si ispira profondamente e che tende a rispettare ancor prima che i principi e le norme della Costituzione quelli che sono i parametri di Maastricht. Se noi esaminiamo quanto è avvenuto in modo particolare nella legislazione in materia di lavoro, dal pacchetto 3 fino alle innovazioni più recenti proposte dal governo Renzi, vediamo come l'elemento, la necessità di adeguarsi a quanto richiesto, a quanto sollecitato in sede europea, è un tratto pregnante che lega profondamente la legislazione in materia di lavoro e i processi di precarizzazione. Ma anche la revisione costituzionale, quindi i rami alti, le modifiche costituzionali, non mi riferisco soltanto alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, pensate anche alla riforma del titolo quinto. La riforma del titolo quinto che oggi si chiede da più parti, anche lo stesso governo ne sollecita una riscrittura dopo i fallimenti che ha comportato in questi anni. Che ha determinato in questi anni. Ecco, nella riforma del titolo quinto noi ci troviamo di fronte a disposizioni che intendono a ricalcare profondamente da vicino quelle che sono le sollecitazioni, quelli che sono, diciamo così, gli input che provengono dalla Unione Europea. Lo stesso principio di sussidiarietà, declinato anche in termini sociali, è qualcosa che noi troviamo nel Trattato di Maastricht e poi a un certo punto ce lo ritroviamo in Costituzione, all'articolo 118. E non soltanto questo, pensate anche alla disposizione che troviamo all'articolo 117 della Costituzione, lettera M, semplifico molto su questo punto. L'articolo 117 riguarda il comparto di competenze, la ripartizione delle materie fra Stato e Regione. Ora c'è una lettera M in cui si dice che lo Stato deve intervenire per assicurare i livelli di prestazione essenziale in materia di diritti civili e sociali, per assicurare i livelli di prestazione essenziali, la formula originaria era i livelli minimi. Ecco, questa è una disposizione che incide profondamente e che tende a compromettere il principio di uguaglianza, perché è una formula che il legislatore costituzionale ricave sì dalla Costituzione tedesca, ma mentre nella Costituzione tedesca si dice pari livelli, si fa riferimento a uguali livelli di prestazione di diritti civili e sociali, nella Costituzione italiana, così come revisionata nel 2001, si parla invece soltanto di livelli essenziali. Quindi vuol dire che lo Stato deve intervenire per assicurare le condizioni essenziali, minime, il resto invece sarà appannaggio delle singole regioni, ed è chiaro che le regioni più ricche saranno in condizioni di assicurare in modo più adeguato e compiuto, in modo più incisivo i diritti sociali, quindi in materia, penso in modo particolare in materia sanitaria, a differenza delle regioni invece più esposte sul piano sociale, perché altra espressione che ricorre
nella Costituzione così come rivista nel 2001, perché sono diversi i criteri, gli elementi, i principi, come si dice, della capacità fiscale per ogni singolo abitante. Ora, questo è vero ed è anche vero che questo processo va talmente avanti che condiziona significativamente la giurisprudenza costituzionale, ancora prima dell'entrata in vigore della riforma dell'articolo 81, quindi ancora prima dell'introduzione del pareggio di bilancio. Ora, non sono poche le disposizioni, le sentenze della Corte Costituzionale nelle quali il giudice delle leggi richiama quale limite, le risorse disponibili, le esigenze della finanza pubblica. In alcune sentenze, penso alla sentenza numero 16 del 2002, 155 del 2001 e così via, si fa anche riferimento all'esigenza, si legge letteralmente, di adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Si ha quasi l'impressione che il parametro di riferimento della Corte Costituzionale non siano più le norme costituzionali in materia economica, fiscale, in materia di bilancio, ma siano innanzitutto le disposizioni del Trattato di Maastricht. Ed è proprio in questi anni che la Corte Costituzionale escogita una formula assai singolare, definisce i diritti sociali i diritti finanziariamente condizionati. Il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, sono diritti finanziariamente condizionati, cioè a dire quei diritti che lo Stato può assicurare soltanto fin tanto che ci sono i soldi a disposizione. Se questi soldi mancano, questi diritti non possono più essere assicurati. Tutto questo è in contraddizione con quanto affermato negli anni precedenti dalla cultura giuridica, con quanto sostenuto dallo stesso giudice costituzionale a partire dagli anni 60, che aveva più volte rivendicato un elemento, un principio di base fondamentale che è ricavabile dalla giurisprudenza. Questo principio induceva a ritenere che quando i diritti non potessero essere assicurati e garantiti, lo Stato operava in condizioni. No? Ricorreva al debito, perché questo rientrava nelle dinamiche stesse, nel modo di essere di uno Stato, e perché il vincolo contabile non era un vincolo che potesse assumere il rilievo e la forza di un valore costituzionale. Ora, qualcosa è accaduto in questi anni, è qualcosa di talmente profondo e incisivo che ha contribuito in qualche modo a erodere profondamente quella che è la forma di Stato delineata dalla nostra Costituzione. Sappiamo tutti che la forma di Stato che è alla base del nostro ordinamento costituzionale è la forma di Stato, si dice, sociale, o in modo più coerente diciamo la forma di Stato democratico sociale, che è un elemento, diciamo così, nella storia italiana è, diciamo così, forse l'elemento vero, innovativo, introdotto dalla Costituzione repubblicana è proprio questo suo carattere democratico e sociale, visto che uscivamo fuori da un'esperienza che aveva un connotato autoritario e che nemmeno gli ordinamenti liberali dell'Ottocento erano ordinamenti né democratici né tantomeno sociali. Ora, su questo piano noi assistiamo a una sorta di rottura del paradigma sia democratico sia del paradigma, diciamo così, sociale. C'è la tendenza a, che poi è la base dell'irruzione dei populismi, a costruire una sorta di barriera fra popoli e processi di costruzione dell'Unione Europea. Qui per ragioni di tempo mi limito a richiamare soltanto alcune vicende, tre in modo particolare. Ricordate quando si aprì la crisi, no, si venne configurando la crisi in Grecia, quando esplose, diciamo così, la vicenda greca. Da lì a poco il presidente greco Papandreou ipotizzò anche una soluzione che prevedeva che sì, l'economia, la finanza greca andava risanata, ma di fronte alle misure, lacrime e sangue imposte dall'Europa sarebbe stato necessario quantomeno
sentire, accogliere quello che poteva essere il pronunciamento dei cittadini greci, no? Il referendum sulle misure che il governo si apprestava a varare. Questa ipotesi di un referendum in Grecia venne esposta da Papandreou nel vertice di Cannes del G20 e, ricordate, Papandreou uscì da quel vertice dimissionario. Altra vicenda, la riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Ci fu una mobilitazione, certo poco incisiva, ma sicuramente autorevole all'interno del contesto costituzionale italiano. Molti docenti e studiosi di diritto costituzionale, anche sollecitati da alcuni movimenti, posero una questione, cioè dire, visto che con l'articolo 81 della Costituzione, con la modifica dell'articolo 81, si modificava in qualche modo anche l'assetto della forma di Stato sociale, sarebbe stato responsabile da parte del Parlamento approvare con una sorta di astensionismo che viene definito astensionismo tecnico quella riforma con la maggioranza assoluta. Voi sapete che nel caso in cui la maggioranza che approva una riforma costituzionale, una maggioranza particolarmente alta, la maggioranza dei 2/3, non è possibile ricorrere al referendum. Nel caso in cui la maggioranza è più bassa, è una maggioranza assoluta, la metà più uno dei componenti del Parlamento, l'articolo 138 prevede questa soluzione. Eppure ci fu una reazione uguale e contraria, in cui si disse guai consentire ai cittadini italiani di pronunciarsi su un nodo così delicato in una fase di crisi economica, perché significa condannare il paese al destino greco. Ricordate, ci fu un pronunciamento, una presa di posizione del Presidente della Repubblica, attuale Presidente della Repubblica, in cui Napolitano disse l'Italia non è la Grecia, no? Come quasi a dire che c'era un morbo che appestava la Grecia, dal quale in ogni modo noi dovevamo tenerci lontano. E poi vi è una esternazione, che è l'esternazione di Bruges del Presidente della Repubblica, che sta alla base poi anche di quel percorso che porterà all'approvazione del Fiscal Compact, che rivela anche in questo caso compiutamente quanto profonda sia oggi la crisi democratica. Cioè dire, in quell'esternazione che io ho appuntato, ecco, il Presidente della Repubblica dice esattamente, forse è questo, ecco, ora non possiamo più tergiversare di fronte all'imperativo categorico di uno sforzo consistente e costante di abbattere il nostro debito pubblico, né restare incerti fronte a questa prospettiva. Si tratta di prove di indubbia durezza e abbiamo in questi mesi cominciato a farlo. Nessuna forza politica italiana può continuare a governare o può candidarsi a governare senza mostrarsi consapevole delle decisioni, anche impopolari, da prendere ora nell'interesse nazionale ed europeo. Cioè dire, Il pronunciamento democratico, l'articolazione democratica, la manifestazione democratica nella sua essenza, nel suo significato intrinseco, che è quello del pronunciamento popolare, poteva essere sì accolto, ma il suo significato non poteva che essere conforme a quello che erano i principi e le istanze affermate dei trattati dell'Unione Europea. Qualora invece si fosse disvelata una contraddizione con questo impianto, bisognava ricorrere ad altre soluzioni. Ecco perché parlo di crisi delle dinamiche democratiche e del paradigma democratico. Ma qualcosa del genere è avvenuto anche per quanto riguarda gli elementi di rottura, diciamo così, dello Stato sociale, della forma di Stato sociale. E qui la cifra, e poi chiudo, più significativa noi l'abbiamo con l'approvazione del Fiscal Compact. Perché con l'approvazione del Fiscal Compact sul piano sostanziale assistiamo a una decisione che
comprime profondamente le dinamiche dello Stato sociale. Sul piano formale assistiamo ancora una volta a una decisione che limita profondamente quelle che sono invece le dinamiche democratiche. Perché dico questo? Ora, sul piano sociale, voi sapete quanto profonda e incisiva siano i contenuti del Fiscal Compact, cioè dire l'articolo 4 del Fiscal Compact prevede la riduzione ogni anno di un ventesimo della quota del debito pubblico, quindi significa ogni anno manovre, lacrime e sangue pari a 50 miliardi. E questo è un primo elemento ed è evidente che significa inevitabilmente intervenire sullo Stato sociale, vuol dire che saranno sempre meno le risorse a disposizione per far fronte a quelle che sono le esigenze sociali, a far fronte alla garanzia dei diritti sociali, l'istruzione, il lavoro. Il lavoro nell'espressione più dignitosa possibile, il lavoro, ma anche la sanità. Ora, se questo è vero, se diciamo sì, il Fiscal Compact incide profondamente su quello che è l'impianto dello Stato democratico sociale, perché incide profondamente sul secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, perché se compito dello Stato è la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, compito della Repubblica è la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, di fronte a manovre di questa portata che dovranno essere affrontate ogni anno, è evidente che questo obbligo per assicurare la rimozione di questi ostacoli sarà sempre meno incisivo e verrebbe di fatto vanificato. Ma c'è qualcosa che è interessante e che va a assumere rilievo anche per quanto riguarda, anche in questo caso, la rottura del paradigma democratico. Perché sapete che i trattati dell'Unione Europea devono essere approvati con un consenso unanime di tutti i componenti, di tutti i partner dell'Unione Europea. E sapete che non sempre questo è avvenuto in modo del tutto agevole. Innanzitutto per quanto riguarda la questione euro, alcuni paesi si sono tirati immediatamente fuori, ebbene, non fanno parte dell'eurozona. Ma poi quando si è trattato invece di approvare dei trattati, o si è registrato un consenso unanime da parte dei governi, dei parlamenti, dei popoli dell'Unione Europea, altrimenti questi trattati non potevano essere ratificati. Qualcuno di voi si ricorderà del cosiddetto trattato costituzionale, il trattato costituzionale che addirittura assemblava un numero indicibile di norme, che tutto riproduceva un impianto che tutto era tranne che una costituzione. D'altronde, dal punto di vista giuridico costituzionale, parlare di trattato costituzionale è una bestemmia. Noi facciamo riferimento a due fonti del diritto sensibilmente diverse: una cosa è un trattato, una cosa è una costituzione. E quel trattato non venne ratificato perché ci furono due referendum, ci fu un pronunciamento popolare che impedì quella ratifica. Questo avvenne in Francia nel 2005 e in Olanda. Si arrivò al trattato di Lisbona che riproduceva gran parte dei contenuti del trattato costituzionale, però la parola costituzione, lo si disse immediatamente, non poteva più essere usata. La prospettiva costituzionale non era più parte integrante del modo di procedere del diritto dell'Unione Europea. E con riferimento, e qualcosa del genere, molto meno incisivo, avvenne col trattato di, successivo al trattato, il trattato di Lisbona. L'Irlanda, ad esempio, non ratificò, scusate, non si pronunciò in un primo momento, si pronunciò in modo contrario alla ratifica del trattato. Quindi anche il trattato di Lisbona stentò, poi ci furono tutta una serie di condizioni che vennero assicurate all'Irlanda e quindi si arrivò alla ratifica di quel trattato, ma in condizioni di affanno. C'è una battuta che circola in alcuni ambienti, per cui si dice che i popoli europei o hanno bocciato almeno un trattato dell'Unione Europea, se non l'hanno fatto perché non potevano farlo. Ad esempio l'Italia non può pronunciarsi sui trattati costituzionali, perché sui trattati internazionali, perché questo glielo impedisce l'articolo 75 della Costituzione. La Germania non ha nemmeno questo strumento del referendum, vabbè. Ora,
siccome si trattava però di incidere profondamente con misure profonde che andavano a comprimere in modo significativo i diritti, in modo particolare i diritti sociali e l'ispirazione sociale che è alla base della tradizione costituzionale di gran parte dei paesi europei, il pericolo che potessero essere coinvolti i popoli venne immediatamente posto. E anche in questo caso il Presidente della Repubblica, in carica attualmente perché rieletto, assunse una presa di posizione. Tra l'altro le esternazioni di Napolitano furono discusse in modo assai significativo e anche interessante in gran parte dei paesi europei. In Italia invece l'attenzione fu minima. Cosa dice sempre in quella circostanza il presidente Napolitano? Dice esattamente: l'esperienza che ho personalmente vissuto dell'affossamento per via referendaria del trattato costituzionale, già modificato in qualche sua innovazione nel corso della conferenza intergovernativa, e poi della lunga estenuante stagione delle ratifiche del trattato di Lisbona, mi spinge a suggerire la massima ponderazione. Quindi bisogna procedere nel modo più cauto e ponderato possibile. Si arriva all'approvazione del Fiscal Compact. Però in che modo? Il Fiscal Compact non è adottato attraverso disposizioni che sono parte integrante dei trattati dell'Unione Europea. Non è stata seguita la via prevista dal diritto dell'Unione Europea. E si tratta di un trattato intergovernativo e quindi proprio per questa ragione non era necessaria l'unanimità, il consenso unanime dei 25 paesi che avevano deciso di avviare, i 25 governi che avevano sottoscritto la piattaforma preliminare in materia di Fiscal Compact. E sapete, quello che è singolare è che non era nemmeno prevista, questa disposizione non prevedeva nemmeno la maggioranza di questi paesi. Il Fiscal Compact poteva essere approvato, si dice, con una minoranza qualificata, 12 paesi su 25. A condizione che 12 paesi su 25 fossero stati favorevoli, il Fiscal Compact poteva essere ratificato. Allora, vi rendete conto come su questo piano vi è un elemento di rottura delle dinamiche democratiche che sono alla base dello scetticismo di questi anni. C'è oggi un reportage non è significativo, interessante, su Repubblica di Lucio Caraccio. Ci sono anche articoli assai poco condivisibili, però l'impianto del saggio di Caraccio mi convince. Mi convince in modo particolare perché c'è un punto che viene esplicitato e che è, secondo Caraccio, è la base delle tendenze, diciamo così, euroscettiche di questi anni e che è anche alla base, diciamo così, di quel rigurgito populista di cui si parla sempre più spesso in queste settimane. Cioè a dire, dice Caraccio, l'atteggiamento degli elettori, gran parte degli elettori europei, parrebbe essere questo: perché dovrei fidarmi io di qualcuno che non si fida assolutamente di me? Cioè dire, c'è questa divaricazione netta ormai, sono il tentativo di comprimere sempre più spesso le dinamiche democratiche, di non assicurare in modo coerente l'espressione dei popoli, ha fatto sì che il populismo si affermasse con connotati spesso anche regressivi, perché è chiaro che la risposta non può essere il ritorno, no? Nell'idea delle piccole patrie, l'ispirale secessioniste, l'idea della purezza del territorio. Ecco, però questo è il vero il nodo che oggi dobbiamo provare a dipanare in qualche modo, cioè dire avere a tutti i costi voluto una Unione Europea. Cito la famosa frase, no? L'espressione di Dahrendorf, in cui Dahrendorf dice: se l'Unione Europea dovesse aderire a se stessa non dovrebbe essere accettata la sua adesione proprio perché mancano le condizioni minime di democrazia. Ecco, questo è il vero nodo che sta oggi alla base di questo deficit, di questa assenza di legittimazione democratica, che ha avuto il suo punto di risvolto più significativo nell'idea di non voler mai ammettere che se una Costituzione europea deve essere costruita attraverso la volontà dei popoli. Grazie.
Bene, adesso diamo la parola al professor Brancaccio. Allora, grazie davvero per l'invito. Dunque, io cercherò di prendere spunto anche dalle riflessioni di Settis e di De Fiores nel corso della mia, del mio ragionamento. Dunque, io partirei da questa considerazione, e cioè che nel dibattito di teoria e di politica economica si confrontano, diciamo, due diverse concezioni della meccanica dello sviluppo capitalistico. Vi è una tesi che, diciamo, fa parte della dottrina dominante, della, diciamo, teoria dominante, che è la tesi secondo cui vi sarebbe una convergenza macroeconomica tra le varie nazioni. Questa tesi prende le mosse da un contributo di Bob Solow del 1956, che è la base della teoria neoclassica della crescita economica. E però poi questa, diciamo, tesi prevalente viene sfidata da una tesi alternativa che possiamo, diciamo, fare risalire a Myrdal, ma sono molti gli studiosi che se ne sono occupati, la tesi di una divergenza, di uno sviluppo capitalistico che produce divergenze tra le nazioni. Una divergenza peraltro caratterizzata da quelli che in un linguaggio marxiano, direi, diciamo, antico ma tutt'altro che desueto, potremmo definire processi di centralizzazione dei capitali, vale a dire essenzialmente processi in base ai quali i capitali più piccoli, più fragili, o vengono messi fuori dal mercato oppure vengono assorbiti, acquisiti dai capitali relativamente più forti e più grandi. Ora, la tesi della divergenza trova in effetti diversi riscontri nelle evidenze empiriche. Basti pensare, per esempio, che dalla rivoluzione industriale ad oggi il divario tra le aree del mondo relativamente ricche e quelle povere è passato da un rapporto di 2 a 1 ad un rapporto di 20 ad 1. Se ci riferiamo poi ai singoli paesi, addirittura il divario raggiunge oggi un rapporto di 80 a 1. La cosiddetta globalizzazione, cioè il processo relativamente più recente, vi sono state diverse fasi che potremmo definire storicamente di globalizzazione, ma quella che ha caratterizzato gli anni più recenti e che potremmo in un certo senso fare risalire all'implosione sovietica e quindi al processo di progressiva e ulteriore apertura internazionale dei singoli paesi agli scambi di capitali e di merci, appunto la globalizzazione capitalistica più recente sembra avere accentuato i processi di divergenza. E in Europa, in particolare, soprattutto nell'Eurozona, noi assistiamo a quella che, utilizzando un'espressione di Paul Krugman del 1991, che è stato anticipatore per certi versi, possiamo dire che si assiste ad un processo di mezzogiornificazione dei paesi periferici, il che essenzialmente sta a dire che quel dualismo che storicamente ha caratterizzato i rapporti tra nord e sud Italia non sarebbe più un caso speciale, un caso particolare tipicamente italiano, ma si starebbe riproducendo su scala allargata a livello continentale in Europa e in particolare nell'Eurozona. E evidenze, diciamo, di questi processi di divergenza, che potremmo chiamare di mezzogiornificazione, ce le abbiamo molto chiare, soprattutto a partire da quella che il Fondo Monetario Internazionale ha definito la grande recessione, che è iniziata a partire dal 2008. Voi potete notare che nell'arco del periodo che va dal 2008 al 2013, mentre nonostante la crisi molto pesante che pure la Germania ha registrato tra il 2008 e il 2009, complessivamente nell'arco di questi anni la Germania ha visto crescere il prodotto interno lordo, la produzione fisica, del 2,9%. Al contrario, potete notare come l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, il Portogallo e la Grecia in misura
eccezionale, straordinaria, abbiano fatto registrare nello stesso periodo cadute anche molto consistenti, per non dire epocali, della produzione nazionale. Con buona pace, diciamo, degli ottimisti che di tanto in tanto imperversano nel dibattito politico e che occupano posizioni e cariche istituzionali di altissimo rilievo, dobbiamo rilevare che questa tendenza, stando agli ultimi dati Eurostat, risulta confermata anche per il primo trimestre 2014. Questo dato, che ha gelato, come potete ben immaginare, diciamo, alcuni ottimisti che avevano sostenuto una tesi un po' diversa, che avevano avanzato previsioni un po' diverse, bene, questo dato ci dice che nel confronto tra il primo trimestre 2014 e il primo trimestre 2013, mentre la Germania continua a crescere, l'Italia fa registrare una ulteriore diminuzione del prodotto interno lordo. L'occupazione per un certo senso può darci dei dati ancora più emblematici di una forbice che va allargandosi. Periodo 2008-2013, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna perdono all'incirca 6 milioni e 200 mila posti di lavoro, e in Germania, al contrario, l'occupazione cresce di circa 1,5 milioni di unità. Sono divaricazioni che non hanno precedenti storici in epoca di pace. Ma se vogliamo, forse ancor più indicativo, ancor più emblematico e forse politicamente in grado di produrre effetti ancor più significativi, vi è il dato relativo alle insolvenze delle imprese. L'arco temporale in questo caso è dal 2008 al 2012, i dati 2013 sono per il momento provvisori, ma non fanno altro che confermare le tendenze in atto. Vedete che Spagna fa registrare un incremento delle insolvenze dell'oltre il 200%, l'Irlanda di circa il 120%, l'Italia siamo intorno al 90% e la Germania, ancora una volta, contro gli andamenti che caratterizzano i paesi periferici, la Germania, nonostante la crisi, vede ridursi le insolvenze di circa il 3%. Ora, questo dato perché è importante? Perché potete ben immaginare che ovviamente una divaricazione di queste proporzioni relativa agli andamenti delle insolvenze, quindi dei fallimenti e delle bancarotte, ha anche delle ripercussioni, per forza di cose, su quelli che sono i redditi d'esercizio delle banche. Perché, come potete ben capire, questa divaricazione nelle insolvenze produce anche degli effetti sulle sofferenze bancarie e quindi sui bilanci bancari dei diversi istituti di credito nazionali. Mentre la Germania vede il proprio sistema bancario godere, nonostante le enormi difficoltà in cui versa, del fatto che comunque le insolvenze si stanno riducendo, al contrario i paesi periferici vedono aggravarsi la situazione del sistema bancario proprio perché le imprese non sono in grado di rimborsare i loro debiti. E qui va fatta una precisazione riguardo a quella che è stata considerata da molti in qualche modo la soluzione di tutti i problemi, una sorta di panacea, la famigerata Unione Bancaria Europea. Ne avrete senza dubbio sentito parlare. Ebbene, in uno scenario di questo tipo, uno scenario che evidentemente prefigura dei problemi di insolvenze, quindi delle possibili future ulteriori crisi bancarie, ebbene, bisognerebbe prendere atto del fatto che l'Unione Bancaria, che il Parlamento Europeo ha appena approvato, almeno in uno dei suoi passaggi, non dispone delle risorse necessarie che servirebbero per gestire una crisi bancaria anche molto più modesta rispetto a quella che si è già verificata nel 2008-2009. Quindi capite che da un lato le divaricazioni aumentano le probabilità di crisi bancaria, dall'altro gli strumenti dell'Unione per gestire eventuali future crisi bancarie di fatto non ci sono. E non è mai particolarmente elegante, autocitarsi, però concedetemelo perché questo passaggio secondo me è necessario. Sul Sole 24 Ore qualche tempo fa io ho cercato di chiarire che se così stanno le cose
l'Italia e gli altri paesi periferici potrebbero giungere all'appuntamento delle ristrutturazioni bancarie, nello scomodo ruolo di debitori costretti a liquidare le banche alle condizioni fissate dai potenziali acquirenti esteri. Io non sono un nazionalista, però questa cosa mi preoccupa. Molto, molto. Ed allora, se volessimo provare ad interrogarci su quelli che sono, diciamo, le cause di questa divergenza, di queste divaricazioni, di questa forbice che va via via allargandosi, ebbene le cause sono molteplici. Ecco, io vorrei soffermarmi e vorrei chiedere la vostra attenzione su un aspetto, su una possibile causa di cui si discute secondo me troppo poco. Molto spesso si dice che la causa di fondo di queste divergenze, di queste divaricazioni, verte essenzialmente sul fatto che in Germania sono più bravi di noi. E questo non lo mette nessuno in discussione. La storia del capitalismo tedesco, il livello di organizzazione e di centralizzazione dei capitali tedeschi è senza dubbio oggettivamente superiore a quello che può contraddistinguere l'Italia o gli altri paesi periferici dell'Unione. Su questo non c'è alcun dubbio. Questo è anche testimoniato dal fatto che le dinamiche della produttività del lavoro in Germania sono sicuramente, storicamente, più sostenute di quanto non avvenga nei paesi periferici dell'Unione. Tuttavia bisognerebbe anche aggiungere a questo dato, di cui tutti siamo ben consapevoli, anche un altro dato che viene solitamente un po' sottaciuto. E cioè il fatto che la Germania, soprattutto dall'inizio della, avventura dell'euro in poi, ha praticato una sistematica politica di deflazione competitiva dei salari. Noi, il fatto di considerare la Germania un paese che faccia competizione al ribasso sui salari relativi ci sembra un po' strano, perché siamo abituati a considerare la Germania un paese di alti salari, il che è tuttora vero. Tuttavia, se guardiamo le dinamiche, in realtà ci rendiamo conto che, il grande damper, il grande deflattore è in realtà il paese più forte dell'Unione. I dati dal 99 al 2013 sono inequivocabili. Se noi prendiamo la dinamica dei salari monetari media dell'Eurozona e quella della Germania, ci rendiamo conto che il salario monetario medio, mentre nell'area euro cresce più o meno del 39%, in Germania cresce di appena il 22% nello stesso arco di tempo. E a dimostrazione del fatto che la crescita dei salari monetari in Germania è inferiore non semplicemente perché i prezzi crescono meno, ma proprio perché c'è un processo di deflazione competitiva, ci basta guardare la seconda colonna, quella del salario reale. Mentre in media nell'area euro il salario reale è cresciuto di circa il 6%, e badate, non è molto, in realtà è poco. Guardate l'arco di tempo storico, sono 14 anni, il salario reale che cresce di appena il 6%, in termini storici è relativamente bassa la crescita, eppure ciò nonostante è molto maggiore di quella che si è realizzata in Germania. In Germania, in 14 anni, nonostante una enorme crescita della produttività del lavoro, nonostante una fortissima tendenza a generare surplus commerciali, i salari tedeschi sono rimasti al palo, Ed infine, per quanto riguarda la quota salari, cioè la quota di reddito nazionale che va ai lavoratori subordinati, anche qui si registra una diminuzione modesta in media nell'Eurozona, ma una diminuzione molto, molto più accentuata in Germania. Per chiarire quali possono essere le implicazioni, di questo processo, basta vedere l'andamento del costo del lavoro per unità prodotta, la comparazione 99-2013 tra Germania e Italia. La crescita del costo del lavoro per unità prodotta in Germania è stata più o meno di 27-28 punti percentuali inferiore alla crescita che si è registrata in Italia. Io non sono un apologeta delle svalutazioni competitive. Tuttavia, la storia ci dice che divaricazioni di queste proporzioni nei costi unitari sono tecnicamente insostenibili in regime di cambi fissi. Ed allora,
alla luce di queste divaricazioni, alla luce di queste divergenze, alla luce del fatto che la storia ci dice che ci sono degli elementi di insostenibilità in queste dinamiche, ebbene qualcuno ha sostenuto che sussiste un rischio di deflagrazione dell'Eurozona. Il più scettico, in un certo senso, il più autorevolmente scettico circa la sostenibilità futura della zona euro è stato il Fondo Monetario Internazionale. Nel World Economic Outlook dell'aprile 2012, il Fondo Monetario Internazionale, a guida di Olivier Blanchard, capo economista del fondo, esplicita la propria tesi. E in particolare in relazione alla possibilità che si creino ulteriori situazioni di crisi bancaria, il fondo esplicita la possibilità che possa verificarsi una rottura dell'Eurozona. Questa rottura, dice il fondo, non può essere assolutamente esclusa. Ora, da quel momento ad oggi c'è di mezzo una scommessa che è stata fatta da Mario Draghi. Mario Draghi il 26 luglio del 2012 ha dichiarato a Londra: ho un messaggio per voi, nell'ambito del nostro mandato la Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto ciò che è necessario per preservare l'euro. E magari ritenendo che non fosse sufficiente per poter essere persuasivo, aggiunge: e credetemi, sarà sufficiente. È una frase che potrebbe rientrare facilmente in un film di Sergio Leone, molto persuasivo, lo ha detto anche bene, se andiamo a vedere il filmato è stato anche molto, diciamo, ha avuto una capacità attoriale molto, sì, molto spiccata, direi. E gli dobbiamo credere? Questo è il problema. Gli dobbiamo credere. Allora, non soltanto il Fondo Monetario Internazionale continua ad avere delle perplessità, ma sono in tanti ad avere dei dubbi. Io personalmente ho avuto qualche mese fa, nel settembre scorso, l'onore, il privilegio di coordinare una iniziativa che poi si è, diciamo, tradotta in un documento che abbiamo pubblicato sul Financial Times il 23 settembre scorso e che è stato sottoscritto da alcuni tra i principali esponenti della comunità accademica internazionale, tra l'altro esponenti appartenenti a scuole di pensiero molto diverse tra di loro. Penso a Danny Roderick di Princeton o a Jamie Galbraith o a Philip Arestis della Università di Cambridge. Ebbene, questi economisti essenzialmente che cosa dicono? Dicono fondamentalmente due cose. Dicono che le divergenze in atto, che abbiamo appena visto, non vengono mitigate, non vengono ridotte dalle politiche economiche che si stanno portando avanti. Cioè, in altri termini, le politiche di austerità, le cosiddette riforme strutturali, i cosiddetti processi di liberalizzazione del mercato del lavoro che, diciamo, le istituzioni europee richiedono ed impongono ai singoli paesi dell'Unione, soprattutto ai paesi periferici, queste politiche a quanto pare non riescono a ridurre la forbice che voi avete appena visto negli andamenti macroeconomici, ma per certi versi tendono persino ad accentuarla. Questa è la prima proposizione chiave di questo documento. La seconda proposizione chiave è che, proseguendo in questa direzione e quindi vedendosi ulteriormente allargare la divaricazione, la divergenza tra gli andamenti macro dei paesi membri dell'Eurozona, ebbene, ai decisori politici non resterà altro che una scelta cruciale tra modalità alternative di uscita dall'Eurozona. Ora, perché questi economisti firmatari di questo documento giungono a queste conclusioni? Beh, perché essenzialmente qui ci sono una serie di problemi relativi alle politiche economiche. Prendiamo per esempio le politiche di austerity. Il Fondo Monetario Internazionale, ancora una volta, ha riconosciuto qualche tempo fa che vi è stata probabilmente una sottostima di quello che viene definito nel gergo degli economisti moltiplicatore. Stiamo parlando di un concetto, di una definizione che risale a John Maynard Keynes,
Stiamo parlando del moltiplicatore keynesiano. Il moltiplicatore che cosa ci dice? Ci dice che se per esempio uno Stato decide di attuare una politica di austerità, quindi decide di per esempio contrarre la spesa pubblica e aumentare la pressione fiscale, ebbene il rischio è che si venga a determinare una caduta delle capacità di spesa del paese, delle imprese e delle famiglie, che potrebbe determinare una caduta della produzione, dell'occupazione, quindi dei redditi, una caduta ancor più accentuata rispetto alla riduzione iniziale di spesa pubblica. In questo senso moltiplicatore, è un moltiplicatore della crisi. La spesa pubblica si riduce dell'1%, la caduta finale della produzione, dell'occupazione e del reddito è superiore all'1%. Ebbene, in effetti, se andiamo a guardare le previsioni che erano state fatte dal Fondo Monetario Internazionale e anche dalla Commissione Europea, in effetti che ci sia stata una forte sottostima del moltiplicatore keynesiano, ebbene noi lo rileviamo in maniera abbastanza chiara. Prendiamo per esempio le previsioni della Commissione Europea. La Commissione Europea ha commesso, riguardo alle previsioni sul prodotto interno lordo, degli errori che potremmo definire imbarazzanti. Se guardiamo per esempio le previsioni relative al prodotto interno lordo in Italia, noi ci rendiamo conto che l'errore di previsione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 è molto consistente. Addirittura nel 2012 l'errore di previsione è di 3,7 punti percentuali. La Commissione aveva previsto una crescita del PIL italiano dell'1,3%, siamo caduti di 2,4 punti percentuali. Ma l'errore non è stato corretto, perché nell'anno successivo è stato ripetuto. La previsione della Commissione era più 0,4 punti percentuali di crescita per l'Italia, in realtà si è verificata una caduta di 1,8 punti percentuali, 2,2 punti di errore. È stato un po', come dire, anche la cartina di tornasole dei destini del governo Monti, se ci pensate, perché questo iato tra previsioni e dato effettivo, insomma, ha avuto anche delle ripercussioni politiche molto rilevanti. E per la Grecia, vabbè, la Grecia la studieremo nei secoli dei secoli, perché l'errore che è stato commesso relativamente all'andamento del prodotto interno lordo in Grecia è un errore di proporzioni colossali. Gli economisti, noi economisti usiamo dire che la passeggiata casuale di un ubriaco avrebbe, diciamo, prodotto errori di misura inferiore a quelli che si sono commessi all'interno della Commissione Europea. E dunque il re, diciamo, sembra nudo, almeno stando a questi dati. Ovviamente se gli errori vengono commessi errori sull'andamento del prodotto interno lordo, potete ben capire che vengono commessi errori poi cumulati sull'andamento delle altre variabili. Se prendiamo ad esempio il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, sentiamo Napolitano che ci dice appunto che dobbiamo ridurre il debito pubblico. Sì, però a quanto pare con queste politiche, con le politiche di austerity che abbattono il denominatore di questo rapporto, ebbene noi ci ritroviamo in realtà con dei risultati che sono molto diversi rispetto a quelli che erano le previsioni. Come potete notare, lo scarto tra la previsione e il dato effettivo ci fa capire che c'è stata una sistematica sottostima degli effetti dell'austerity, degli effetti depressivi dell'austerity, e il debito pubblico a causa dell'austerity, anziché ridursi, è addirittura aumentato. Certo, oggi alla questione dell'austerity, alla politica di austerity, si affiancano anche altre ricette. Si dice spesso, con l'austerity abbiamo forse un po' esagerato, forse magari sarà il caso di allentare un po' i vincoli, non troppo ma appena un pochino, però la cosa importante è che facciamo politiche di riforma strutturale. In particolare è necessario che attuiamo ulteriori politiche di flessibilità dei contratti di lavoro. Le riforme del mercato del lavoro sono, diciamo, in qualche modo la nuova ricetta, la nuova dottrina che viene oggi portata avanti, propugnata dalle istituzioni europee e rapidamente attuata dai governi dell'Unione. Non è una novità, badate bene, come giustamente Claudio prima diceva, siamo di fronte ad una, diciamo, fenomenologia che risale ai primi anni 90. Se prendiamo i dati su quelle che sono le
gli indicatori di protezione dei lavoratori calcolati dall'OCSE, ci rendiamo conto, gli indici di protezione del lavoro fondamentalmente ci dicono quanto sono tutelati i lavoratori, per esempio se hanno protezioni nei confronti dei licenziamenti senza giusta causa, se i contratti sono precari oppure sono stabili e così via. Più alto è l'indicatore, chiaramente più tutelati sono i lavoratori. Se l'indicatore cade, ovviamente significa che si stanno attuando riforme che rendono più flessibili, in un certo senso più precari, i contratti. Ebbene, potete vedere che un po' in tutta Europa si registra una riduzione degli indici di protezione del lavoro. L'Italia, dopo il Portogallo, ha fatto il record europeo di caduta dell'indice di protezione del lavoro, ma guardate un po' la concorrenza, la fa anche la Germania, no? Magari la Germania che potrebbe permettersi magari di proteggere un po' di più i lavoratori, in realtà la Germania talvolta è stata la prima ad attuare le politiche di flessibilità del mercato del lavoro e gli altri ne sono dovuti andare dietro. L'Irlanda è l'unico paese tra questi che menziono che fa registrare una piccola, modesta crescita delle protezioni del lavoro, ma come potete ben notare parte da livelli bassissimi. In Irlanda praticamente il diritto del lavoro, non dico che è un diritto privato, diciamo, però come dire, in sostanza è un diritto, come dire, le tutele sono estremamente risicate, sono modestissime. Ebbene, qual è la logica che porta avanti queste riforme? Qual è, diciamo, la tesi di fondo? La tesi di fondo è che sì, la precarizzazione fa male, la precarizzazione è un problema, la flessibilità dei contratti di lavoro magari può creare qualche inconveniente alla vita dei cittadini, dei giovani lavoratori, dei lavoratori anche più anziani, tuttavia queste riforme sono necessarie per creare occupazione. Questa tesi imperversa, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha recentemente sostenuto ancora una volta questa tesi, cioè che le riforme del mercato del lavoro sono necessarie per creare occupazione. Tuttavia, se guardiamo ai dati, perché di tanto in tanto ai dati dovremmo guardare, in realtà ci rendiamo conto che esiste ormai una letteratura prevalente all'interno, diciamo, degli studi accademici che ci dimostra l'esatto contrario, cioè fondamentalmente noi rileviamo sulla base di quelle che sono state anche le ricerche della stessa OCSE, cioè di un'istituzione che potremmo definire ultraliberista, noi rileviamo che non c'è alcuna correlazione tra gli andamenti degli indici di protezione del lavoro e gli andamenti della disoccupazione oppure dell'occupazione. La correlazione non c'è. La riduzione degli indici di protezione del lavoro non costituisce affatto una garanzia di incremento dell'occupazione o di riduzione della disoccupazione. Al punto tale che Olivier Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, nel 2006 tagliò un po' la testa al toro, disse: guardate, stando a quelle che sono le evidenze disponibili, non è possibile assolutamente dire che minori tutele e maggiore flessibilità possano produrre minore disoccupazione. Non ci sono evidenze. Non ci sono. E questo poi in fondo per un motivo abbastanza semplice, cioè che se è vero da un lato che magari i contratti più flessibili possono incentivare le imprese ad assumere più lavoratori e a creare posti di lavoro in una fase di espansione, è altrettanto vero che quei contratti flessibili, quando c'è una crisi, incentivano le imprese a distruggere quegli stessi posti di lavoro. E l'effetto netto tra creazione e distruzione di posti di lavoro, a quanto pare, è zero. C'è tuttavia un effetto che la flessibilità del lavoro produce. Evidentemente è un effetto sul potere contrattuale dei lavoratori. Man mano che si diffondono contratti flessibili, evidentemente il potere contrattuale dei lavoratori cade. E in particolare questo lo abbiamo registrato con gli effetti delle riforme che si sono realizzate negli ultimi anni, soprattutto nel periodo della crisi. Queste cadute, che adesso, sulle quali adesso ci soffermiamo, non sono dovute soltanto alla recessione, sono dovute anche all'applicazione di precise riforme del mercato del lavoro. Ebbene, potete vedere che tra il 2009 e il 2013 noi registriamo riduzioni consistenti dei salari reali e della quota salari, cioè della quota di reddito nazionale che va ai lavoratori, che in Italia sono ancora piuttosto modeste, ma che già in Portogallo, in Irlanda, in Spagna, per non parlare della Grecia, dove assistiamo ad una precipitazione senza precedenti storici ancora una volta, noi vediamo che le cadute sono
estremamente, estremamente consistenti. Badate bene, vi pregherei di memorizzare un attimo questi dati e queste cadute per un motivo molto semplice, perché queste cadute si stanno realizzando dentro l'Eurozona, dentro. Cioè noi stiamo assistendo ad un processo di deflazione salariale dentro l'Eurozona. E questo è molto importante per capire poi, diciamo, per cercare di fare poi un'analisi comparata rispetto a quel che avverrebbe fuori dall'Eurozona. Dentro l'Eurozona stiamo già assistendo a pesanti riduzioni del salario reale e della quota salari. Ora, possiamo ritenere che questi effetti, cioè la precarizzazione del lavoro che deprime il potere contrattuale dei lavoratori e che di conseguenza determina riduzione dei salari reali, possa avere effetti comunque positivi sulla ripresa economica, sull'occupazione e quindi sulla possibilità di rimborsare i debiti? Beh, la tesi prevalente, la tesi della Banca Centrale Europea, per esempio, è esattamente questa. Dovete fare deflazione salariale, dovete ridurre i salari. Perché se riducete i salari, diventate più competitivi, riuscite di conseguenza ad aumentare i volumi di produzione e di esportazione, riuscite di conseguenza ad aumentare il reddito, riuscirete di conseguenza finalmente a pagare i vostri debiti. La tesi di fondo è che bisogna fare deflazione salariale per poter aumentare la competitività e per poter ritornare ad essere solvibili, cioè in grado di rimborsare i debiti. Ecco, tuttavia, se guardiamo i dati ancora una volta, ci rendiamo conto che le cose non stanno andando esattamente come ci dice la Banca Centrale Europea. Prendiamo il caso della Grecia, che come spesso accade è emblematico. Ebbene, la Grecia, durante l'epoca, proprio il periodo, l'arco di tempo in cui la Grecia ha fatto registrare una pesantissima deflazione dei salari, quindi una riduzione potente del salario monetario, una caduta consistente del salario reale senza precedenti storici, ebbene in quello stesso periodo noi abbiamo comunque in ogni caso assistito ad una crescita molto significativa del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo e soprattutto del rapporto tra debito estero, sia pubblico sia privato, e prodotto interno lordo. A proposito di quella celebre frase di Napolitano che veniva citata prima, cioè l'Italia non è la Grecia, beh, il caso greco è estremo, ma i dati ci dicono che non rappresenta un'eccezione logica. La Grecia, per molti versi, sta anticipando quel che poi avviene sistematicamente negli altri paesi periferici dell'Unione. E questo ha una spiegazione abbastanza chiara, abbastanza evidente. Come Irving Fisher e John Maynard Keynes ben sapevano, e come oggi ci ricorda Krugman in un paper recente pubblicato insieme ad Egerton nel 2012 sul Quarterly Journal of Economics, la deflazione dei salari e quindi poi in ultima istanza anche dei prezzi, cioè la riduzione dei salari, può ridurre il valore dei redditi in rapporto ai debiti e quindi può determinare quella che in gergo viene definita deflazione da debiti. Cioè, in altri termini, la riduzione dei salari, deprimendo il valore dei redditi rispetto ai debiti che devono essere rimborsati, aggrava la posizione debitoria di un paese piuttosto che migliorarla. Deflazione da debiti è il motivo dominante delle argomentazioni più recenti di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008, ma che risale, diciamo, a argomenti che un tempo si conoscevano molto bene e che sono stati avanzati per primi da Fisher e da Keynes. Ecco, torniamo al monito degli economisti. È chiaro che se queste sono le dinamiche di fronte alle quali ci troviamo, se cioè in altri termini le politiche economiche sulle quali tanto si insiste in questa fase storica non consentono di risolvere i problemi di insolvenza dei paesi periferici dell'Unione, ma per certi versi addirittura tendono ad aggravarli, ebbene la conclusione del monito è abbastanza comprensibile. Di questo passo, proseguendo in questa direzione, volenti o nolenti, ai decisori politici non resterà altro che una scelta cruciale tra modalità alternative di uscita dall'Eurozona. E qui si pone evidentemente il problema. E cioè,
Ma quali sarebbero gli effetti di una eventuale uscita dalla zona euro? Qui voi sapete che c'è un dibattito molto acceso tra quelli che, diciamo, talvolta io personalmente ho definito i pasdaran pro-euro, cioè gli euroentusiasti, quelli che ci dicono che non c'è alternativa all'euro, che fuori dall'euro sarebbe la catastrofe e che talvolta tendono, diciamo, forse a dimenticare che la catastrofe per certi versi già la stiamo vivendo, e quelli che io talvolta definisco gli ultras anti-euro, cioè quelli che dicono che basta uscire dall'euro e abbiamo risolto tutti i problemi. Ecco, un esempio tra i tanti che potremmo fare a questo proposito è quello degli effetti possibili di un'uscita dall'euro sui salari e sulla distribuzione dei redditi tra salari e profitti. Prendo un caso, ma ne potremmo fare tantissimi, ok? Prendo i salari perché secondo me, sebbene se ne parli poco, sono piuttosto importanti, ok? Allora, Mario Draghi in un'intervista al Financial Times del 2011 disse... fece una dichiarazione ancora una volta secca, chiara, disse: guardate, i paesi che lasciano l'eurozona e quindi svalutano la loro moneta nazionale creano una grande inflazione e quindi determinano una forte caduta del potere d'acquisto dei salari. Quindi la tesi di Draghi è chiara: badate che se uscite dall'eurozona ci sarà una forte inflazione e una caduta del potere d'acquisto delle vostre retribuzioni. Ci sono poi altri studiosi, molto in voga ultimamente, i quali ci dicono l'esatto opposto, e cioè sostengono che l'esperienza storica non presta particolare supporto alle preoccupazioni riguardanti gli effetti sui salari, sulla distribuzione del reddito. Cioè vi sono alcuni economisti che dicono: no, guardate, il problema dei salari e della distribuzione in realtà non esiste, possiamo uscire tranquillamente, non dovrebbero esservi grandi problemi. Ecco, assieme alla collega Nadia Garbellini dell'Università di Bergamo, noi abbiamo provato in qualche modo a verificare questi tipi di proposizioni antagonistiche tra di loro. E per poterlo fare ci siamo affidati evidentemente a una delle poche cose che gli economisti sanno e debbono fare, cioè abbiamo cercato di guardare la storia. In particolare ci siamo soffermati su 28 episodi di uscita da un'area valutaria e quindi di svalutazione della moneta che si sono verificati tra il 1980 e il 2013. Perché badate, i regimi di cambio, le aree valutarie, l'Unione Monetaria Europea è una particolare area valutaria, un'area valutaria particolarmente stringente, le crisi delle unioni valutarie si sono verificate tante volte nel corso della storia. E quindi forse vale la pena andare a vedere che cosa è successo in passato per provare, diciamo, a ragionare sulla questione. Ebbene, prendendo l'arco di tempo 1980-2013, noi abbiamo individuato 28 episodi, 7 che riguardano paesi ad alto reddito pro capite, c'è pure l'Italia, la crisi del 92-93, la famigerata uscita dal sistema monetario europeo, ve la ricorderete bene, e poi ci sono altri 21 casi che riguardano paesi a basso reddito pro capite. Ebbene, che cosa possiamo ricavare da questa analisi? Beh, in primo luogo che Draghi, diciamo, l'affermazione di Draghi non trova riscontri particolarmente convincenti, nel senso che se guardiamo l'inflazione mediana, ma l'inflazione media, tolto il Suriname, è esattamente la stessa cosa, il Suriname ha fatto una svalutazione del 19.000%, quindi chiaramente è quello che noi tecnicamente definiamo un outlier. Quindi l'inflazione media o l'inflazione mediana, a seconda che consideriamo o meno il Suriname, l'inflazione dopo un anno dall'uscita, se prendiamo tutti e 28 gli episodi, effettivamente l'inflazione cresce di 14 punti percentuali ed è un incremento molto consistente. E però se già prendiamo il confronto tra la media dei 5 anni prima e la media dei 5 anni dopo rispetto all'uscita, già vediamo che l'incremento dell'inflazione è più modesto, più o meno 3 punti percentuali. Ma soprattutto se prendiamo soltanto i paesi ad alto reddito, che sono poi quelli relativamente più stabili dal punto di vista delle dinamiche dei prezzi e che sono quelli che poi in definitiva ci interessano maggiormente, come l'Italia appunto e gli altri paesi caratterizzati da un reddito pro capite più alto, ci rendiamo conto che in realtà la crescita dell'inflazione è molto modesta. Dopo un anno più 2,2 punti percentuali, quindi c'è un piccolo incremento dell'inflazione, e addirittura se facciamo il confronto tra 5 anni prima e 5 anni dopo, ci rendiamo conto che dopo 5 anni l'inflazione risulta mediamente addirittura più bassa rispetto ai 5 anni precedenti. Quindi, come dire,
parlare di big inflation, di grande inflazione, come ha fatto Draghi sul Financial Times, almeno per quanto riguarda i paesi ad alto reddito, non sembra molto opportuno, non sembra confermato dai dati. E a questo punto, come dire, possiamo valutare criticamente le tesi di quegli opinionisti e di quei autorevoli esponenti politici che molto spesso ci hanno detto che uscendo dall'euro saremmo andati a far la spesa con una carriola di soldi svalutati. L'avrete sentita questa celebre affermazione, è stata fatta più volte. Beh, i dati non sembra che ci dicano esattamente questa cosa. E dunque dobbiamo condividere le tesi degli anti-euro, cioè di quelli che ci dicono che allora ok, possiamo uscire, non ci sono problemi. Insomma, anche da questo punto di vista dobbiamo fare attenzione, perché pure con incrementi dell'inflazione relativamente modesti, con i problemi che abbiamo dal punto di vista del potere contrattuale dei lavoratori, anche con incrementi dell'inflazione modesti, gli effetti sui salari e sulla distribuzione possono essere abbastanza consistenti. Se prendiamo l'andamento del salario reale medio, concentriamoci, diciamo, se guardiamo tutti gli episodi, dopo un anno in media il salario reale cade di 5 punti percentuali. Nei paesi ad alto reddito cade di 4 punti percentuali. Dopo 5 anni c'è un recupero che nei paesi ad alto reddito addirittura consente di superare, diciamo, il livello del salario reale prima della crisi. Quindi sostanzialmente abbiamo una caduta che non è trascurabile, è abbastanza cospicua anche in media e che poi si recupera nell'arco di 5 anni. Per quanto riguarda la quota salari, cioè la quota di reddito nazionale che va ai lavoratori, se prendiamo sia tutti gli episodi sia i paesi ad alto reddito, qui la caduta della quota salari, cioè della parte del reddito nazionale che va ai lavoratori, è consistente e non si recupera. La riduzione è grosso modo di 5,5-5,2 punti percentuali dopo 5 anni. Tra l'altro si tratta di dati medi, ok? Poi che cosa scopriamo guardando i 28 episodi? Che c'è una significativa variabilità tra paese e paese. Cioè, in altri termini, al di là delle correlazioni medie, noi ci rendiamo conto che l'impatto dell'uscita da un regime di cambio, da un'area valutaria, dipende dalle politiche economiche e in particolare dalle politiche di contrattazione, dalle politiche salariali che vengono attuate nella transizione, cioè all'atto dell'uscita. A questo riguardo, il caso dell'uscita dell'Italia dallo sistema monetario europeo è un classico caso di politica salariale restrittiva. L'accordo sul costo del lavoro, l'accordo di politica dei redditi, comportarono un forte schiacciamento dei salari proprio al momento dell'uscita. In Italia, 5 anni dopo l'uscita dallo SME, si registra una riduzione del salario reale di 3 punti percentuali, vedete, non si recupera, a differenza del dato medio, e una caduta della quota salari superiore a quella del dato medio, di 6,3 punti percentuali. In Argentina, se prendiamo un caso estremo opposto, accade il contrario. C'è un fortissimo recupero del salario reale e una notevole crescita della quota salari. Perché? Perché in quel paese le politiche salariali sono state fortemente espansive dopo l'abbandono della parità con il dollaro. Quindi, evidentemente, che cosa capiamo? Capiamo evidentemente che, come dire, siamo al cospetto di un problema di politica economica e quindi evidentemente di un problema politico. Gli anti-euro che ci dicono si può uscire, non ci sono problemi, forse, diciamo, dovrebbero tener conto del fatto che dipende da come si esce. Come dice il monito degli economisti, una scelta cruciale tra modalità alternative di uscita dall'euro che possono avere diverse ricadute, ricadute molto diverse, sui diversi gruppi sociali che sono in gioco. A questo riguardo può essere interessante una analisi che venne fatta da Nicholas Kaldor nel 1978, il quale giunse dopo un travagliato percorso intellettuale ad una conclusione. Lui disse: guardate, i lavoratori sono maggiormente tutelati se le fluttuazioni del cambio, cioè della moneta, vengono almeno in parte sostituite e quindi mitigate da controlli sui movimenti di capitali e al limite da controlli sui movimenti di merci. Domanda: questa indicazione, che è molto problematica per chi viene dalla tradizione, che potremmo dire, del movimento operaio, domanda, è un'indicazione fuori dal tempo storico questa qui?
cioè l'idea che si possano introdurre movimenti di capitale e controlli sui movimenti di capitale e al limite controlli sui movimenti di merci è un'indicazione fuori dal tempo storico? Beh, se stiamo ancora una volta ai dati, ci rendiamo conto che dal 2008 ad oggi si sono registrate nel mondo oltre 700 nuove misure protezionistiche. E badate bene, non si tratta di piccoli paesi che adottano queste misure protezionistiche, non stiamo parlando della Malesia o della Corea del Nord, stiamo parlando della Cina, dell'India, della Russia e degli Stati Uniti d'America. Domanda: siamo alla vigilia di un processo di deglobalizzazione? Cioè dopo che si è verificato un veloce, rapido processo di globalizzazione dei mercati e di apertura dei mercati, adesso lo sviluppo capitalistico annuncia una fase di parziale deglobalizzazione, di parziale limitazione dei movimenti di capitale e al limite eventualmente persino di merci? La domanda, diciamo, da questo punto di vista resta aperta. La cosa che mi preoccupa molto, vedete, io insisto, io non sono un nazionalista. Io sono, per quel che può valere, diciamo, diciamo, molto legato a quello che è stato l'internazionalismo operaio del Novecento. Tuttavia, c'è una cosa che mi preoccupa molto. Mi preoccupa il fatto che, diciamo, gli eredi della tradizione del movimento operaio, gli eredi dell'internazionalismo operaio, abbiano in questi anni scambiato quello che era l'internazionalismo dei lavoratori per il suo esatto opposto, e cioè l'internazionalismo del capitale. Storicamente noi sapevamo che erano due cose un po' diverse. Ce ne siamo, credo, dimenticati e siamo stati vittime, in un certo senso, di un libero scambismo di sinistra che oggi ci mette un po' in difficoltà. E perché ci mette in difficoltà? Perché il mio timore principale è che se davvero dovessimo trovarci ad una fase di fronte ad una fase di transizione che dovesse preludere ad un processo di relativa deglobalizzazione, ebbene questa occasione storica potrebbero coglierla solo ed esclusivamente forze reazionarie, ultranazionaliste e in ultima istanza xenofobe. Se così andasse, io credo che sarebbe almeno in parte anche responsabilità di quegli eredi della tradizione del movimento operaio che si sono tirati indietro. Grazie. Allora, volevo innanzitutto ringraziare sia il professor De Fiores che il professor Brancaccio per le loro due ottime relazioni. Noi avremmo pensato di procedere, per anche far un po' riposare i professori, fare prima un giro di raccolta di interventi, domande da parte vostra, se appunto dubbi che avete, approfondimenti, insomma. Va bene, così magari raccogliamo, facciamo un primo giro quindi. Quindi, non so, do la parola a voi, chiedo se... Abbiamo un microfono per caso? Che... Ok, ottimo. Quindi... Sì, adesso, sì. Se... Allora, cosa ne pensate? Ok, cosa ne pensate del posto di lavoro garantito della Mosler Economics, che sicuramente il professore Brancaccio conosce. Magari sì. Per quello non avevo capito se prima dovevamo raccogliere domande e poi... Sì, raccogliamo un po' di domande. Prego. Non c'è qualcuno che può fare. Buonasera. Condividendo la sua visione sullo stato, diciamo, dell'area dell'Eurozona, ecco, anche all'interno di questo modello, quello che le volevo chiedere, mi sembra che il timone, anche
del governo che fa parte di questo modo di pensare, cioè che è d'accordo con questo tipo di unione monetaria, ma anche un timone sensato dell'economia, cioè a livello nazionale, per dire, la cosa più paradigmatica che mi viene in mente, il guru indiscusso del governo Renzi, Farinetti, che ci dice che l'Italia dovrebbe diventare la nuova Sharm el Sheikh, cioè puntare sul nostro presunto vantaggio comparato in termini di salsicce, friarielli, turismo, per cui in qualche modo il suicidio più totale, non meridionalizzazione ma zimbabwerizzazione, cioè il peggio del peggio. A livello invece dell'Europa abbiamo fatto una moneta, l'euro, che speravamo fosse una moneta per lo scambio internazionale, per finanziare i nostri disavanzi commerciali, non ci è riuscito. È una moneta che non serve a niente. Anche lì, cioè, è possibile che anche chi l'euro lo vuole se ne dovrebbe ricavare un utile da questa moneta, perché un utile non se ne sta ricavando né in termini interni né in termini invece di finanziare, come hanno fatto gli americani per decenni, le loro spese in giro per il mondo, diciamo. Grazie. Grazie. Io ho una domanda per il professor Brancaccio relativamente al suo paper sugli studi sull'uscita da aree valutarie. Perché, d'accordo, l'uscita dall'euro, un'eventuale uscita dall'euro avrebbe significative analogie con queste uscite, però avrebbe anche alcune caratteristiche sue proprie. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è che se domani l'Italia uscisse dall'euro, la prima reazione di gran parte della popolazione sarebbe di tesaurizzare gli euro che abbiamo e quindi scrivere alcuni problemi di questo genere. E quindi volevo sapere qual era la sua opinione, cioè cosa in più dobbiamo aspettarci rispetto a questo scenario in un'eventuale uscita dall'euro. Come si modificherebbe questa cosa? Grazie. Sì, io avevo anche una domanda minima di dettaglio tecnica sulla ricerca presentata dal professor Brancaccio sul rapporto tra uscite valutarie e inflazione nei vari paesi. Ho visto che il raggruppamento che è stato fatto per aree di reddito, cioè per livelli di reddito base. Mi chiedevo se su quelle misure fossero stati presi anche altri tipi in considerazione altri tipi di raggruppamento, per esempio mi viene in mente per capacità produttiva di materie prime in quei paesi o per autosufficienza nella manifattura rispetto alle esigenze del paese stesso, o ancora una cosa che il professore ha citato, in relazione all'esistenza nel periodo storico in cui l'uscita si è verificata di barriere, chiamiamole barriere doganali, comunque diciamo di protezione della produzione interna rispetto alla produzione esterna, o infine peculiarità dei singoli paesi. Per esempio una cosa che forse potrebbe essere utile rapportare rispetto all'uscita o all'ingresso nelle aree valutarie è quello che è successo in termini di inflazione in Italia rispetto agli altri paesi europei in occasione dell'ingresso nell'euro, che l'impressione di uno che non si muove molto è che l'inflazione in Italia sia stata particolarmente pesante rispetto, ovviamente per inflazione non mi riferisco a chi compra gli yacht, mi riferisco al paniere della spesa normale. L'altra cosa rispetto sempre all'inflazione, il peso che potrebbe avere una questione di disponibilità di materie prime, di risorse naturali in relazione non solo al paese ma anche al periodo storico che si sta vivendo, quindi in relazione all'economia globale rispetto ai centri di approvvigionamento eccetera. Grazie. Tre cosine molto veloci. La prima è che cosa intende il professore Brancaccio sulla sovranità monetaria, cioè si parla molto di sovranità monetaria. Ora, molto stringendo, una persona così per la strada potrebbe dire: uno Stato che ha il potere di stamparsi i soldi e
li usa a fini sociali, economici, politici, di uso e consumo della propria popolazione, quindi per il bene dei suoi cittadini, in modo tale di poter mandare avanti uno Stato. Ora, però, questa sovranità monetaria, a mio avviso, non c'è mai stata in nessuno Stato, in realtà. Anche in Italia bisognerebbe capire se, dopo la rottura dell'81 fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, in cui c'è la rottura praticamente dove Banca d'Italia, gestita da banche pubbliche a quel tempo, si rifiuta di comprare il debito in eccesso, e quindi c'è questa rottura storica che porta a una parziale sovranità, da una parziale sovranità monetaria a una totale finanziarizzazione poi ai giorni nostri della situazione. Ecco, bisogna capire se questa sovranità monetaria comunque la vogliamo riportare prima o dopo l'81. La seconda cosa è il discorso del debito che abbiamo accennato. Il debito è molto importante, il debito in Italia ha un rapporto altissimo. Questo debito come è stato causato? Quali sono le origini del debito? Mi rifaccio alla teoria del famoso economista russo del debito odioso, in cui ipotizza che un certo tipo di debito, in Italia in particolare, dovuto anche a interessi molto elevati nel periodo 80-90, dove ancora paghiamo interessi al 13% su bot a trentennali emessi negli anni 80, questi, diciamo, interessi non vadano ricalcolati, non vadano gestiti da una commissione internazionale come è successo in Ecuador, e si possa ridurre fortemente l'incidenza di questo debito. L'ultima cosa è se l'analisi che voi avete fatto è stata legata, è legata anche a paesi cioè europei fuori dell'euro. Mi risulta che l'Ungheria, la Norvegia, l'Inghilterra, la Danimarca non abbiano avuto gli stessi contraccolpi legati alla crisi. Ora, secondo lei è solo una questione di essere fuori dall'euro, oppure ci sono anche altri elementi interessanti che possono essere di rilevante importanza di un paese che non è pur aderendo all'area euro, all'Europa, non ha aderito all'area euro? Grazie. Io, anche perché le domande coinvolgo in modo particolare Emiliano Brancaccio, e quindi lascio poi a lui la parola su quelli che sono i profili che hanno un risvolto più eminentemente economico, come d'altronde sono state le domande. Ora, per quanto riguarda la domanda iniziale, il posto garantito, c'è una garanzia per il posto garantito, è chiaro che la risposta che io posso approntare di tipo riguarda innanzitutto i profili costituzionali. Ora, è evidente che c'è una predisposizione naturale della Costituzione in materia del lavoro che la rende unica, non soltanto perché è il fondamento della Repubblica stessa il lavoro, ma io faccio riferimento a tutta una parte della Costituzione che viene assai poco citato, perché quando si pone il problema del rapporto tra Repubblica e lavoro, Costituzione e lavoro, ci si limita sempre a enunciare anche meccanicamente, in modo anche retorico, l'articolo 1 della Costituzione. Invece c'è tutta una parte della Costituzione che riguarda il lavoro, le condizioni del lavoro, e nella quale vengono definite quelle che sono le premesse costituzionali in materia di tutela del lavoro. Allora, io in questo mi limito soltanto a enunciare l'articolo 36 della Costituzione, dove si parla appunto del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata per quantità e qualità, ad assicurare a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi l'esistenza libera e dignitosa come parte integrante del modo di essere, di agire, di operare nella società dei lavoratori, che è proprio l'elemento su cui si è inciso più profondamente, perché mentre in passato il lavoro, la retribuzione, il salario serviva proprio innanzitutto a questo, ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, oggi i processi di precarizzazione e quello che è avvenuto in materia di caduta dei salari reali incide profondamente proprio su questo profilo della Costituzione, vanificandone le aspirazioni e anche il significato.
Le questioni relative alla moneta, ecco, sul piano costituzionale mi posso soltanto limitare a dire che l'esperimento avviato dall'Unione Europea di immaginare uno Stato una moneta senza uno Stato mi sembra non soltanto alquanto originale, però senza riscontri sul piano storico, e secondo me questa è proprio la base delle contraddizioni e dei nodi che ci troviamo oggi ad affrontare, cioè dire il fatto di avere una moneta ma non avere una banca che sia di per sé idonea, legittimata a battere quantità non limitate di moneta, e soprattutto per far fronte a quelle che sono poi le crisi che si vengono configurando. L'idea che c'è alla base dell'Unione Europea mi sembra un'idea che tende a credere in modo quasi dogmatico nelle virtù progressive del mercato, del liberismo, della governance affidata ai privati, senza rendersene conto di quelle che sono le contraddizioni che questo determina sul piano economico e finanziario. Altro aspetto, sempre legato a questo, in passato, ricordate, quando si venne configurando l'ipotesi di un default in Grecia, la crisi greca, vi furono delle prese di posizione significative all'interno dell'establishment dell'Unione Europea, in cui si disse, visto che queste sono le condizioni, la Grecia potrebbe essere o espulsa dall'Unione Europea o quantomeno essere incentivata ad andare via. Questa è una logica che è tipica di un ordinamento che non ha nulla a che fare con gli ordinamenti che hanno un carattere statuale. Quindi è una moneta senza Stato, senza banche, e per di più prefigura soluzioni di questo genere. Sapete che la California ha dichiarato default, e Obama non si è mai sognato di dire che la California deve essere battuta fuori dall'Unione, dagli Stati Uniti d'America. Soltanto questo. E via. Sì, allora, dunque, provo a... per quanto riguarda, diciamo, questa... Diciamo, una domanda era, ma allora questa politica economica è irrazionale, cioè c'è una irrazionalità di fondo in queste linee di indirizzo di politica economica? La domanda è lecita, perché ovviamente, emergendo le contraddizioni che abbiamo visto, uno si chiede, ma questi, come dire, ci sono o ci fanno? Nel libro che ho pubblicato nel 2012 ho osato parafrasare, a far produrre una parafrasi hegeliana, nel senso che ho detto che l'irrazionale è solo apparente, nel senso che c'è una razionalità sistemica di fondo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che c'è certamente una eterogenesi dei fini. C'è un'eterogenesi delle finalità, ci sono dei risultati non previsti. Per esempio, l'euro nasce su istanza francese sulla base dell'obiettivo di costringere il colosso tedesco, cioè la Germania unificata, che produceva una evidente sproporzione di forze all'interno degli equilibri strategici europei. L'obiettivo francese era quello di costituire l'euro per costringere i tedeschi a contrattare in sede europea quantomeno le decisioni di politica monetaria. Quindi, mentre prima tutti quanti seguivano a ruota la Bundesbank, si diceva, vabbè, quantomeno mettiamoli nel direttorio della BCE e dovremo a quel punto contarci. Okay? Ecco, quella idea francese secondo cui la condivisione, la compartecipazione in seno al direttorio della BCE delle decisioni di politica monetaria potesse in qualche modo contenere l'egemonia tedesca, beh, quella è stata una pia illusione. In questo senso eterogenesi dei fini. Però c'è una razionalità sistemica, scusate. I diritti del lavoro si stanno smantellando, lo Stato sociale sta comunque precipitando. Ci sono degli interessi egemoni che mirano in questa direzione. Euro o non euro, retorica europeista o revanche nazionalista che sia. Si chiama capitalismo e, come dire, dobbiamo fare i conti con le dinamiche del capitalismo e con il conflitto capitalistico. Quindi c'è una razionalità sistemica di fondo. Per quanto riguarda il fatto che l'euro dovesse finanziare i disavanzi commerciali, un po' come fanno gli Stati Uniti, cioè
costituiamo l'euro, diventa una moneta forte, può diventare una moneta di riserva a livello internazionale, quindi utilizziamola per comprare merci dall'estero, cioè per andare in disavanzo commerciale, un po' come fanno gli americani, che vanno in disavanzo commerciale senza troppi problemi, stampano dollari e ce li danno. In realtà, diciamo, io ho il sospetto che l'obiettivo di fondo, diciamo, degli interessi egemoni in Europa, che sono evidentemente gli interessi del capitalismo tedesco, non sia esattamente questo. In Germania gli interessi prevalenti non mirano a fare dell'Unione Monetaria Europea una realtà che vada poi in disavanzo commerciale attraverso la stampa di moneta. I tedeschi vogliono fare dell'Unione una grande Germania, cioè essenzialmente un colosso, una gigantesca macchina produttiva votata all'esportazione. Il grande dilemma è: ma è mai possibile immaginare che un colosso dotato di una gigantesca capacità produttiva come l'Europa, l'Unione Europea nel suo complesso, possa diventare una grande Germania, cioè possa agire da paese esportatore che pretende di farsi trainare dalla domanda effettiva proveniente dall'estero? C'è chi ritiene che sia molto improbabile che questo possa avvenire, c'è chi ritiene che la condizione necessaria per lo sviluppo economico europeo è che vi sia il traino di una domanda effettiva proveniente dall'interno e che non si pretenda sistematicamente, un po' come fa la Germania, di cercare un traino all'esterno dei confini nazionali. Per quanto riguarda quali potrebbero essere gli altri effetti dell'uscita dall'euro, per esempio sui risparmi, sulle scelte di tesaurizzazione, sulla possibilità di fughe di capitali, si è detto la Eurozona presenta delle caratteristiche un po' diverse rispetto alle crisi delle aree valutarie che si sono verificate negli anni passati. Certo, l'Eurozona presenta delle peculiarità anche piuttosto importanti, tuttavia ci sono ancora delle analogie rispetto a quel che è avvenuto in passato. Per esempio, in prossimità di una crisi valutaria, anche in passato si verificavano fughe di capitale. E dentro l'Eurozona, fughe di capitale, noi già le stiamo registrando. Faccio un esempio, si dice spesso, i risparmiatori rischiano nel momento in cui si esce dall'Eurozona. Ma un momento, i risparmiatori hanno già rischiato dentro l'Eurozona. Cioè non dimentichiamoci che i sistemi bancari greco, irlandese e spagnolo sono tecnicamente già falliti. E sono stati salvati solamente attraverso le risorse comunitarie che molto a stento sono state erogate e che difficilmente potranno ancora essere erogate in futuro, soprattutto se un paese grande come l'Italia dovesse trovarsi in una situazione analoga. Quindi possibilità di crisi bancarie e quindi di problemi per i risparmiatori si stanno già verificando all'interno, come ovviamente potrebbero esservi delle turbolenze finanziarie che potrebbero verificarsi al di fuori. Insomma, quando valutiamo i costi dell'uscita, e io dico che ci sono, contrariamente a quel che pensa qualcuno, dobbiamo però sempre compararli ai costi che già stiamo registrando dentro, perché altrimenti siamo intellettualmente poco onesti. Per quanto riguarda le modalità dei raggruppamenti che abbiamo, diciamo, proposto nel nostro studio, quei 28 episodi, diciamo che la divisione tra paesi ad alto reddito pro capite e a basso reddito pro capite è, diciamo, uno standard della letteratura accademica internazionale, cioè quella è una partizione molto significativa. Tra l'altro c'è uno scarto molto consistente tra l'ultimo paese ad alto reddito e il primo paese a basso reddito, quindi lì la differenza è sostanziale. Però certo si possono aggiungere ulteriori variabili esplicative e questo nei test lo facciamo, per esempio appunto la possibilità di dotarsi di materie prime all'interno oppure no. Per quanto riguarda, chiudo sulla questione di una ipotesi di, se ho capito bene, di ricontrattazione del debito, esatto? Sì. Allora, c'è chi sostiene a questo riguardo che si potrebbe, per esempio, fare default unilaterale
ed esigere una ricontrattazione del debito, ok? Cioè sì, alcuni dicono non usciamo dall'euro, dichiariamo l'insolvenza ed esigiamo una ricontrattazione, ok? Quindi facciamo fallimento. Allora, ci sono due cose da dire a questo riguardo. Primo, non sarebbe una novità. Cioè nella storia dello sviluppo capitalistico e nella storia contemporanea noi registriamo diversi fallimenti di stati sovrani che si sono verificati, con l'eccezione essenzialmente del Regno Unito e degli Stati Uniti, si sono verificati una marea di fallimenti di stati sovrani. E quindi da questo punto di vista non è che quelli che dicono che si deve, come dire, dichiarare l'insolvenza e chiedere la ristrutturazione del debito o imporre la ristrutturazione del debito dicono qualcosa di assolutamente, come dire, lunare. La storia ci dice che non è lunare, che sta un po' nei fatti del passato. Tuttavia, la cosa che un po' mi sorprende di chi avanza questa tesi è che qui bisogna intendersi su un punto, cioè se io sono un se io rappresento un paese che dichiara oggi che non vuole pagare il debito, cioè dichiara di voler ripudiare il debito, ma è un paese che comunque si trova in una situazione di disavanzo commerciale verso l'estero, è chiaro che questo paese oggi decide di ripudiare il suo debito e domani sarà costretto a chiedere agli stessi creditori rispetto ai quali ha ripudiato il debito pregresso altro debito, altri prestiti per finanziare l'eccesso di importazioni sulle esportazioni. Ecco, se c'è un modo per farsi incravattare dagli usurai, direi che questo è perfetto, perché se tu, come dire, ripudi il debito e dopo ritorni nelle mani, diciamo, dei tuoi creditori, sei fregato. Quindi io dico che le ipotesi di ricontrattazione del debito o di ripudio del debito possono avere una loro sensatezza solo se, nella misura in cui vengono accompagnate da politiche economiche che portino quel paese in pareggio di bilancia commerciale, perché altrimenti si finisce dalla padella nella brace. Non so se ho risposto a tutti, ma io non ho detto sovranità monetaria, l'ha detto lei. Allora, no, per essere chiaro, la MMT era stato detto, sì, perché la MMT sostiene torniamo alla sovranità monetaria. Io la dico molto chiaramente. Il fatto che un paese ritorni ad essere sovrano circa l'emissione di moneta è un fatto certamente non trascurabile, rilevante, ma assolutamente non esaustivo per capire poi quali siano le implicazioni. Secondo me gli esponenti della teoria monetaria moderna, MMT per chi non lo sapesse è l'acronimo di teoria monetaria moderna portata avanti da un economista, Randolph Rey, negli Stati Uniti e oggi diciamo divulgata da Warren Mosler e da altri. Questa teoria ci dice sostanzialmente bisogna ritornare alla sovranità monetaria, bisogna riprendere il controllo, diciamo, della moneta nazionale e poi fondamentalmente potremo risolvere tutti i problemi svalutando eventualmente, se necessario, la nostra moneta ogni volta che serve. Io faccio due osservazioni a questo riguardo. Primo, non è detto che se la prendano questa moneta, cioè a me sembrano troppo americani questi signori, questi sono convinti che noi siamo gli Stati Uniti d'America e che di conseguenza noi stampiamo dollari e che poi questi dollari verranno acquisiti, diciamo, all'estero. Beh, la situazione, la storia dei paesi sovrani dal punto di vista monetario, dell'Italia, dell'Inghilterra, della Spagna, un po' più complicata, perché viene un momento oltre il quale diventa complicato, viste le aspettative di svalutazione futura, far accettare la moneta nazionale come mezzo di pagamento internazionale. E questo crea un problema. Seconda questione, secondo me viene sottovalutato il fatto, da parte dei propugnatori della teoria monetaria moderna, che quando si svaluta si crea un deprezzamento dei capitali nazionali e quindi si creano occasioni di shopping a buon mercato dei capitali nazionali, per esempio bancari, da parte di potenziali acquirenti esteri. Ecco, per esempio Mosler dice che la possibilità che ci siano acquisizioni estere di capitali nazionali, per esempio di banche nazionali, sarebbe un fatto positivo. Io dico di no. Secondo me non è un fatto positivo e quindi posso immaginare una ipotesi di sovranità se quantomeno si introducono controlli sui movimenti di capitale e controlli sulle acquisizioni estere, soprattutto in un campo delicatissimo come quello bancario. Ma gli esponenti della teoria monetaria moderna non vogliono sentire parlare di controlli sui movimenti di capitale, mi pare. Rimane
Ah, vabbè, sì. Questo, su questo direi che siamo d'accordo. Vabbè. Lavoro di ultima istanza, lo Stato come occupatore di ultima istanza, una tesi di Randall Vray, molto dignitosa, molto sensata. Io però mi permetto di fare una osservazione. Io credo, se mi concedete, che in questa fase storica, in una fase storica nella quale noi abbiamo registrato una serie di fallimenti, fallimenti in particolare di un regime di accumulazione fondato, centrato sul mercato finanziario, perché poi essenzialmente che cosa è questo regime di accumulazione e di regime di sviluppo? Un regime di sviluppo centrato sul mercato finanziario, sulla finanza privata essenzialmente. Ecco, io credo che questo regime di accumulazione sia entrato un po' in crisi, e uso un eufemismo, diciamo. Qual è l'antagonista logico, diciamo, di un regime di accumulazione centrato sulla finanza privata, sul mercato finanziario? Ebbene, a costo di, come dire, pronunciare una parola eretica, io dico che l'antagonista logico di un regime di accumulazione fondato sulla finanza privata è la pianificazione, che può significare tante cose. Può significare tante cose. La storia della pianificazione, una storia complessa, articolata, veniva portata avanti non soltanto e semplicemente in Unione Sovietica, veniva sostenuta per esempio da Vassil Leontiev, premio Nobel per l'economia, per gli Stati Uniti negli anni 70. Bene, la pianificazione è un'alternativa logica al regime di accumulazione tuttora vigente, ma che, come dire, è un po' in affanno. Vogliamo discutere di pianificazione? Bene. Allora, se vogliamo discutere in chiave moderna, aggiornata, di piano, quindi di una, diciamo, costruttivismo, se vogliamo, in campo di processi economici, ebbene, forse potremmo anche discutere dello Stato come occupatore, non di ultima istanza per pulire le strade o per sistemare le aiuole e così via, un po' come fa Randall Vray, ma come occupatore di prima istanza, e cioè per produrre progresso tecnico. Perché non dobbiamo dimenticarci che lo Stato crea progresso tecnico, anche nell'epoca del liberismo più sfrenato è stato così, e forse ce ne dovremmo ricordare. Beh, c'è infatti il recente libro che è appena uscito della Mazzucato, che proprio si concentra su questo aspetto qui. Posso intervenire? Se c'è un altro giro, adesso sì. Facciamo un altro giro di domande. Sì, c'è. Sì, no, io volevo ringraziare entrambi i relatori, perché hanno fatto degli interventi molto importanti, in particolare Brancaccio. Se ho capito bene, prospetta una deglobalizzazione, che questa sarebbe auspicabile anche dal punto di vista ambientale. Forse gli economisti spesso dimenticano che c'è un problema anche ambientale, oltre quello del PIL. Però io temo di non essere così ottimista, e me lo dicono per esempio il trattato di partenariato transatlantico tra USA e Unione Europea, che sembra che andrà in vigore e quindi va completamente in antitesi a quello che noi auspichiamo. Circa quello che diceva De Fiores, che faceva riferimento a Cannes, all'incontro quando Papandreou fu costretto, cioè si dimise, in realtà fu costretto a andare via perché si permise di contestare la Troica, e contemporaneamente la stessa cosa è successa in Italia quando Berlusconi è stato fatto fuori da Napolitano perché doveva inserire un altro uomo dei poteri forti, delle banche speculative, che era Monti. In realtà, secondo me, bisogna dirla fino alla fine, cioè in Europa non c'è più democrazia. Ma non lo dico io, lo dice anche Habermas, filosofo tedesco, che parla di democrazia di facciata in Europa. E circa, infine, per quanto riguarda la Commissione europea, che sbaglia tutti i PIL come se fosse un somaro alle scuole elementari. Ecco, io temo che anche qui ci sia un disegno, ma non complottista. Ecco, una forma di controllo, che sarebbe auspicabile, appunto, come diceva Emiliano, invece da parte dello Stato. Questo credo che sia, poi non può essere solamente ridotta al termine di errore, secondo me. Sì, ecco, la mia è una richiesta di riflessione per entrambi, che prende spunto dalle ultime considerazioni
caldoriane, diciamo, sulla limitazione dei movimenti di capitale e di merci. Perché appunto si parla tanto di uscita dall'euro. Lei, professor Brancaccio, qualche tempo fa ci ha suggerito una distinzione tra modalità alternative. La modalità alternativa che lei ha definito di sinistra prevede appunto questa opportunità. Evidentemente questo va in contrapposizione, in rottura con tutti i principi che hanno guidato dal 57 in poi la costruzione del mercato unico europeo. Sostanzialmente ne dichiarano la morte. Che implicazioni avrebbe questo dal punto di vista dell'integrazione economica europea? E per il professor De Fiores, che implicazioni avrebbe questo dal punto di vista dell'integrazione delle giurisprudenze europee, visto anche quello che ci diceva sul fatto che le giurisprudenze nazionali in qualche modo si adeguano, seguono in una specie di inerzia, no? Il processo, cioè le decisioni, le normative che vengono stabilite nei consessi europei. Io volevo fare una domanda al professor De Fiores circa le ricadute dell'introduzione nell'articolo 81 del vincolo di bilancio. Al di là, a parte dei dubbi di coerenza all'interno della Costituzione tra appunto l'esigenza di tenere il vincolo di bilancio e diciamo le istanze di giustizia sociale che nella Costituzione verrebbero in parte mortificate da questa, dall'esigenza di contenere la spesa, ma volevo sapere appunto quali erano le ricadute a livello di sul potere legislativo e sulle leggi di spesa, cioè se questa introduzione è un principio, una dichiarazione di principio esortativa nei confronti del governo e del potere legislativo, oppure se in realtà si potrebbe anche concepire una sorta di controllo di un sindacato di costituzionalità della legge di spesa che in qualche modo, da parte quindi della Corte Costituzionale, che in qualche modo appunto viola il vincolo. Questo. Io sono curioso di sapere se il professor Brancaccio ha una sua opinione personale su quale sarebbe la migliore strategia da attuare in Italia in particolare, cioè se per caso, per esempio, pensa che sia opportuno introdurre più pianificazione e restrizione ai movimenti dei capitali e quindi anche protezionismo, che ha presentato più come una ricetta possibile della destra reazionaria. Non ho capito se in certa misura la condivide. E per quanto riguarda la situazione dell'Italia, se ho capito bene, diciamo è tragica con le politiche che abbiamo attuato finora, ma anche le politiche proposte come alternative, come per esempio l'uscita dall'euro, non soddisfano completamente Brancaccio, perché ci troveremmo di fronte a una caduta della quota salari sul PIL e probabilmente a un recupero del potere d'acquisto, ma forse rispetto a quello che potrebbe essere l'evoluzione in modo normale, cioè in un periodo di 5 anni il potere d'acquisto potrebbe anche aumentare del 15% se tutto andasse veramente bene, mentre quello che è successo in casi di svalutazione è stato un aumento del solo 1,7%. Ecco, quindi la svalutazione che alcuni propongono e che poi può includere o può non includere la svalutazione del debito, cioè se il debito viene tenuto in euro o non euro, se capisco bene non la considera una soluzione favorevole. D'altronde l'austerità senza svalutazione salariale, come è stata fatta in Italia, meno direi in Spagna e in Grecia, perché la svalutazione salariale c'è stata, non ha prodotto buoni risultati. Io personalmente non ho apprezzato l'austerità di Monti, soprattutto perché è stata fatta con più tasse, però in un certo senso non la trovo completamente ingiustificata, perché se l'alternativa era l'esplosione dei tassi di interesse per dubbi sulla sostenibilità del debito, può avere un senso. L'altra alternativa possibile sarebbe la deflazione dei salari. Ora, sicuramente non è una prospettiva piacevole, però se i nostri problemi
rispetto alla Germania sono che la Germania ha deflazionato i suoi salari prima, in anticipo, in particolare credo dal 2003-2004 in poi, ma complessivamente anche dal 1999-2013, se uno fa i conti, sono deflazionati rispetto a quasi tutti gli altri paesi dell'Europa e molto in particolare l'Italia. Allora, la Germania ha deflazionato prima, sicuramente i lavoratori non hanno guadagnato, però hanno guadagnato in termini di occupazione, cioè hanno avuto più posti di lavoro pagati meno e quindi complessivamente i beni e servizi prodotti dal paese sono aumentati. Ora, l'Italia potrebbe cercare di realizzare qualcosa di simile, il divario adesso mi pare di capire che è del 30%, quindi non penso sia immaginabile, non è successo storicamente farlo in un anno, potrebbe essere diluito, non so, in 10 anni, e potrebbe avviare qualcosa di simile. Anche questa non è la prospettiva ideale, però l'alternativa è la crisi continua che abbiamo ora. Buonasera, io vorrei chiedere ad entrambi i professori, quindi sia dal punto di vista economico sia da quello storico ma anche giuridico, quando si parla di pianificazione vorrei sapere se ci sono le determinanti storico-politiche per una pianificazione, nel senso, diciamo, immaginiamola come un nuovo New Deal, o se invece si potrebbe andare incontro ad una sorta di neodirigismo come l'Italia, cioè, diciamo, come è già successo, e quindi vista anche la rappresentanza politica attuale, la possibilità concreta di eventualmente pensare appunto ad un piano fattibile in questo senso. Quindi c'è, diciamo, anche negli interventi del professor Brancaccio una certa fiducia, diciamo così, nel settore pubblico, che io condivido, però mi chiedo se appunto ci siano le condizioni per cui poi effettivamente venga realizzato in senso buono, diciamo così, anche viste le paure per i nazionalismi. Grazie. Io volevo semplicemente allacciarmi al problema del recepimento in Costituzione dell'articolo 81 del pareggio di bilancio. Vedendo un po' la storia del fiscal compact, come è stato recepito da paesi dell'Eurozona e non Eurozona, e vedendo che l'Italia, credo, la prima domanda è questa: domando se l'Italia è il primo paese o è l'unico paese nell'Eurozona, ma in Europa anche, nell'Unione Europea, che ha sostituito un articolo della Costituzione mettendo appunto il pareggio di bilancio in Costituzione, nell'articolo 81, dal momento che non era obbligata, perché la possibilità era quella di recepirla in una legge nazionale. E l'altra domanda che volevo farle è che, vedendo come è stato approvato in Italia, al di là del fatto che i cittadini non sono stati messi al corrente, né c'è stato dibattito pubblico, per esempio l'Irlanda ha fatto un referendum, purtroppo vinto da voti favorevoli al recepimento del fiscal compact, questo secondo me dipende anche da media, come hanno presentato il problema, forse era la soluzione di tutti i loro problemi, credevano. Beh, la domanda è questa: io ho notato che il fiscal compact come trattato viene approvato dall'Unione Europea nel marzo, in Italia viene recepito in Costituzione in aprile, poi il Senato lo approva nel luglio 2012 e la Camera, sempre del luglio, mi sembra il 29 luglio o il 23 luglio, me ne sfugge, del 2012. Com'è possibile che una cosa così importante, questo articolo della Costituzione, venga recepito prima in Costituzione e poi sottoposto al voto e all'approvazione delle due Camere? Perché le date sono: in aprile viene approvato come integrazione dell'articolo 81, anzi sostitutivo, e poi viene passato alla votazione delle Camere mesi dopo, nel luglio. Non ho capito, forse sbaglio, forse non so quali sono i procedimenti, ma volevo appunto un chiarimento da De Fiores su questo problema. Grazie. Sì, io dunque intanto volevo, ringraziando gli oratori, sono stati veramente completi.
Volevo chiedere intanto se corrisponde a verità che c'è stato qualche tempo fa che la Germania aveva cominciato a pensare di uscire dall'euro facendo stampare dei marchi, mi sembra in Svizzera, se questa idea, cioè questo fatto è stata una cosa abbastanza, io l'ho letta da qualche parte, poi non è sparita, che probabilmente c'era qualche tendenza, infatti ci sono anche libri dei partiti anti-europei, anti-euro e così via, che sono di destra eventualmente, perché. Poi comunque volevo chiedere però, questo fondo salva stati, prima FSM, poi SM, SFMM, eccetera, eccetera, quanto che già mi sembra intervenuto con la Spagna e abbastanza abbondantemente, comunque che c'è ancora, diciamo così, quanta capienza ha, perché mi sembra di capire che non è che sia un fondo che può, diciamo, anche su richiesta elargire dei grandi capitali, diciamo, in caso di bisogno degli stati, dei sovrani, per salvarli. Comunque poi anche l'Italia mi sembra che abbia ben compartecipato a questa, diciamo, a finanziare questo fondo. E se c'è la vera, diciamo così, volontà di finanziarlo ancora, per la compattezza Europa, per fare uscire eccetera eccetera eccetera. E questa è una domanda che mi sono posto varie volte. Poi ora che c'è il discorso anche che la Francia sta accusando molto fortemente la Germania di non voler abbassare il valore della moneta euro, e questo comporta anche per la Francia un disequilibrio interno notevole, e questo, diciamo così, sottolinea il fatto che la Francia ha giocato male probabilmente con la Germania. Nonostante l'euro alto, cioè con un valore 1,88, mi sembra che sia 89 giù di là, anche rispetto al dollaro, la Germania comunque esporta, soprattutto nei paesi del sud Europa, ma anche, mi sembra, all'estero esporta abbastanza, quindi pure l'euro è abbastanza alto. L'ultima cosa che voglio chiedere, se per caso il fatto che è stata, mi sembra, approvata, insomma, del rato, la Tobin Tax, a un certo punto possa in qualche modo incidere sulla finanziarizzazione e sugli scambi di capitali, perché c'è questa tassa che già in Inghilterra, mi sembra, se ne è parlato tantissimo. Tobin, fra l'altro, è stato anche il maestro, si dice, di molti, eccetera, eccetera. Ecco, io volevo chiedere un po' di cose, che si dibatte, se ne parla, eccetera, eccetera. Grazie. Allora, dunque, sì, Gianluca ha fatto un'osservazione molto pregnante, cioè lui dice il trattato transatlantico tra Stati Uniti e Unione Europea sembra in qualche modo mettere in discussione una ipotesi di deglobalizzazione. Ma innanzitutto io, come dire, ho posto la questione, cioè ho domandato, siamo in prossimità di una fase di deglobalizzazione? Io credo che i dati ci dicano che una tendenza di questo genere comunque vi sia, e personalmente credo che il trattato transatlantico in un certo senso rappresenti proprio una risposta a queste dinamiche, nel senso che poi quando nella storia del capitalismo si sono verificate fasi, diciamo, di relativa, diciamo, diminuzione degli scambi o quantomeno di riduzione del tasso di crescita degli scambi commerciali, molto spesso queste fasi coincidevano con riconfigurazioni geostrategiche, cioè magari si riducevano un po' gli scambi tra grandi aree e si cercava di intensificare gli scambi tra relativamente più piccole aree. Potremmo in altri termini ipotizzare che il trattato transatlantico rappresenti una risposta al fallimento del WTO, cioè visto che il WTO sta entrando sempre più in difficoltà e ci sono tendenze, diciamo, protezionistiche un po' in giro per il mondo, Europa e Stati Uniti, per ragioni storiche, geostrategiche che conosciamo bene, cercano invece di integrarsi maggiormente. La domanda che secondo me dovremmo porci è: se questo tipo di alleanza geostrategica tra Stati Uniti ed Unione Monetaria Europea, ed Unione Europea più in generale, come dire, abbia una sua coerenza logica, cioè possa funzionare. Io ho il sospetto
che poiché gli americani a me sembrano molto meno disposti che in passato ad accumulare disavanzi commerciali, e l'Unione è governata, diciamo, da una logica che è quella che possiamo, diciamo, rozzamente definire di germanizzazione, cioè votata all'export, io ho la sensazione che possa emergere una contraddizione in quella, diciamo, in quella dinamica, e questo lo testimonia anche l'andamento del tasso di cambio euro-dollaro. Cioè, non dimentichiamoci che l'euro nasce che era 0,8 euro per un dollaro, 0,8 dollari per un euro. Oggi siamo a 1,40 dollari per un euro, cioè gli Stati Uniti cercano di svalutare rispetto, diciamo, all'euro, e questo è indicativo del fatto che evidentemente, almeno nei confronti dell'Unione Europea, non vogliono accumulare più disavanzi commerciali. Questo aprirebbe delle contraddizioni all'interno di quel trattato, però la domanda resta aperta, intendiamoci. Per quanto riguarda, diciamo, la questione del controllo dei movimenti di capitale, del protezionismo e così via, si dice, ma Brancacci, ma tu sei d'accordo o non sei d'accordo? Questa era un po', diciamo, la domanda. Ma io direi questo: in primo luogo, per quanto riguarda il controllo dei movimenti di capitale, teniamo presente che non è detto che entrino completamente in contraddizione con il trattato, perché un po' curiosamente c'è un articolo del Trattato dell'Unione che contempla il controllo dei movimenti di capitale, e lo contempla per una non meglio precisata ragione di ordine pubblico. Ora, questa definizione ordine pubblico è stata solitamente interpretata in termini molto restrittivi, cioè, diciamo, che attenessero, diciamo, a delle questioni, come dire, per esempio di lotta al terrorismo internazionale, ok? In realtà, quando c'è stata la crisi a Cipro, si è detto, e la Banca Centrale Europea, diciamo, ammetteva questa possibilità, che quella definizione, controllo dei movimenti di capitale per ragioni di ordine pubblico, potesse risultare estensiva. Quindi vediamo come poi, e questo ce lo insegna Claudio, credo, diciamo, le norme sono plastiche, cioè una dinamica materiale delle norme che può modificarsi a seconda delle circostanze. Poi io credo che, diciamo, in questa direzione si va dalla rottura, chiaramente, cioè non ci siano delle compatibilità possibili, però è curioso che comunque i controlli sui movimenti di capitale, almeno in linea di principio, nei trattati sono ammessi. Per quanto riguarda l'ipotesi addirittura protezionistica, quindi limitazione addirittura agli scambi di merci, ma io quello che voglio cercare di dire non è che io preferisco questa ipotesi, diciamo che se mi si mette di fronte a due ipotesi soltanto, e cioè mangiati questa minestra, cioè l'austerity, la flessibilità del mercato del lavoro, con effetti tra l'altro sono palesemente autocontraddittori, o buttati dalla finestra, diciamo, che io definirei un po' gattopardesca, cioè di coloro i quali sono disposti a cambiare tutto, persino la moneta unica, per non cambiare poi in fin dei conti nulla delle politiche che mi sembrano liberiste, che possiamo definire liberiste di questi anni. Ecco, io cerco una terza. Mi spiego in particolare. Se qualcuno mi viene a dire, beh, man mano che la crisi avanza, a questo punto dobbiamo uscire e ci conviene lasciare che la moneta nazionale sia lasciata fluttuare liberamente secondo quello che è il gioco delle forze del mercato, che è una situazione liberista che io considero perniciosa, e beh, io allora, come alternativa necessitata, diciamo, in un certo senso, dico no. Meglio il controllo dei capitali, meglio eventualmente qualche forma di limitazione delle acquisizioni estere ed eventualmente dei movimenti di merci. Quindi, come dire, è la necessità logica delle cose che mi porta a porre queste questioni. Monti, no, su Monti concedetemelo un passaggio. Non è vero che Monti con la politica di austerity ha ridotto i tassi di interesse. Seguiamo la sequenza, la sequenza temporale. Io, insomma, qui Berlusconi continua a parlare di complotti, io i complottisti li considero dei semplificatori, chi si banalizza, però è divertente la cosa. Cioè, nel novembre
del 2011 noi ci ritroviamo con lo spread che supera i 500 punti base, Berlusconi va a casa, arriva Monti. Monti approva a dicembre il cosiddetto decreto Salva Italia. Gli spread reggono grosso modo fino a febbraio. A partire da marzo ripartono impetuosi a seguito delle previsioni sull'andamento del prodotto interno lordo. Perché? Perché si era incorporata l'effetto dell'austerity sul prodotto interno lordo e ci si stava rendendo conto che il PIL stava precipitando. Quindi i rapporti debito-PIL stavano aumentando e quindi chiaramente gli speculatori avevano ricominciato a scommettere sulla precipitazione dell'euro. Solo il 26 luglio del 2012, a seguito della famigerata dichiarazione di Mario Draghi di cui vi ho parlato, gli spread hanno cominciato a scendere. Monti da questo punto di vista non ha assolutamente contribuito a rimettere sotto controllo gli spread. Per quanto riguarda per quanto riguarda la Tobin Tax, secondo quella che è almeno la proposta di Schulz, cioè del candidato presidente della Commissione europea per i socialisti europei, a me sembra una proposta che in realtà è molto diversa da quella che era la proposta originaria che venne avanzata da James Tobin nel 1972 e che ancor prima Keynes, come imposta sulle transazioni finanziarie, quindi più generale, aveva avanzato nel 1936 nella teoria generale. Perché? Perché Keynes e Tobin in realtà avevano in mente un'imposta, sì, ma che aveva uno scopo ben diverso da quello di creare gettito. Cioè, nell'ottica di Schulz, l'obiettivo sarebbe quello di creare una piccola imposta, un piccolo pedaggio autostradale che facesse sì che, diciamo, gli operatori finanziari, gli speculatori, potessero tranquillamente scorazzare, muovendo i capitali dove meglio preferiscono, pagando un piccolo obolo, un piccolo pedaggio. Questa è la logica di Schulz e dell'attuale Commissione europea. E no, Keynes e Tobin volevano un'imposta, un'aliquota sufficientemente alta per scoraggiare quei movimenti, quegli scambi, e quindi è una cosa diversa. Per quanto riguarda il fondo salva stati, questo è molto importante, e il fondo salva banche, qui c'è un punto che è fondamentale. La Banca Centrale Europea si potrà muovere, diciamo, attivando il famigerato bazooka per salvare, diciamo, i paesi sotto attacco speculativo, solo se nella misura in cui il fondo salva stati collabora. Ok? Il punto di fondo è che il fondo salva stati deve essere rifinanziato tramite approvazione che passa per i parlamenti nazionali. Io la vedo complicata. Ok? E per concludere, la pianificazione, ma per l'Italia una logica di pianificazione. Allora, qui Guido Carli diceva che mentre la Francia, paese dotato di Stato forte, bene organizzato, poteva permettersi la pianificazione e logiche di pianificazione, al contrario l'Italia, paese caratterizzato da uno Stato colabrodo già nel secondo dopoguerra, dovesse completamente affidarsi al libero gioco delle forze del mercato, perché avrebbe fatto una pianificazione pessima e quindi non bisognava assolutamente farla. Ecco, io ho la sensazione che nel ragionamento di Carli, che ha avuto largo seguito soprattutto nell'ultimo trentennio, io credo che ci sia un vizio logico, e cioè che in realtà il liberismo, per come quantomeno lo abbiamo concepito, ha ulteriormente distrutto la struttura dello Stato e ne ha ulteriormente depresso la capacità di organizzazione dei processi produttivi. Ecco, forse, come dire, quella idea secondo cui paesi relativamente deboli non possono permettersi la pianificazione e debbono quindi affidarsi al libero gioco delle forze del mercato dovrebbe essere contrastata recuperando le tesi di quegli studiosi ed economisti, i quali dicevano che proprio i paesi più deboli in realtà avrebbero un interesse a lavorare affinché si reintroduca una logica di pianificazione. A questo proposito, io non è che mi fido dell'intervento pubblico,
Io ancora una volta valuto i costi comparati. Quali sono i costi delle corruttele, delle malversazioni, dell'atteggiamento, diciamo, da public choice, come dire, privato, degli amministratori dello Stato? È alto. Ma qual è il costo di un sistema completamente deregolamentato e magari gestito secondo logiche da finanza privata? È altissimo. Ecco, io non dico che sia più alto l'uno o l'altro. Cominciamo a ragionare però sulla comparazione dei due costi, senza esaltare le virtù del civil servant pubblico, ma guardando oggettivamente quelli che sono i costi comparati. Ed infine, domanda. Gli editoriali di un influente quotidiano come il Corriere della Sera, penso ad esempio agli editoriali che vengono affidati alle firme, diciamo, più celebri del Corriere della Sera, ci dicono sempre che la pianificazione è illiberale. Ecco, io domando molto sommessamente, siamo assolutamente certi di avere verificato fino in fondo se esista una relazione causale obbligata per cui la pianificazione necessariamente implica una restrizione delle libertà? Per esempio, se prendiamo una concezione della libertà non solo in termini negativi, ma in termini positivi, riprendo per esempio i temi di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, forse le cose sono ancora una volta più complicate di come solitamente vengono presentate. Bene, io insomma, intervengo conclusivamente tenendo in considerazione quello che è stata, magari in modo non seguendo l'ordine delle domande, ma provando a dare in conclusione una risposta complessiva alle tante questioni che sono state poste in questo secondo giro. Allora, mi sembra che una prima questione che emerga e che è stata posta all'inizio di questo giro di interventi riguarda proprio l'aspetto del rapporto tra democrazia e processo di integrazione europea. Si è fatto riferimento alla vicenda Papandreou e proprio anche nell'impianto che davo io nella relazione era proprio questo il significato, cioè anziché concentrarmi su quelle che sono le dinamiche che hanno portato a determinati esiti, ho preferito richiamare alcuni momenti, alcuni passaggi storici di questi anni che hanno dimostrato in modo plastico, hanno dimostrato come le dinamiche democratiche, il paradigma democratico sia fortemente in crisi e che ormai non condiziona più in alcun modo i processi di integrazione. Ha riguardato anche per altre, diciamo così, con altri contorni, altri connotati, anche la vicenda del governo Berlusconi, ma lì, diciamo così, seguendo dinamiche in parte diverse, perché lì c'era anche la pressione determinata dalle condizioni dell'economia, insomma, e poi tutto questo in qualche modo coinvolge quello che è il rapporto fra i poteri, e su quello bisognerebbe riflettere più a fondo all'interno dell'ordinamento di ogni singolo paese. E quindi, a fronte di un processo di crisi della politica, crisi delle forme della mediazione, crisi della forma partito, ecco, vedere cosa ha significato in questi anni da una parte la verticalizzazione del consenso e dall'altra parte, di fronte a vuoti di potere, l'azione di supplenza esercitata dagli organi di garanzia, Presidente della Repubblica ma anche Corte Costituzionale per altri versi. Quindi c'è un problema sì, perché che è un problema prevalentemente democratico, che riguarda sia l'assenza, vorrei chiamato un deficit democratico, ma è una formula riduttiva, perché mancano proprio le forme della legittimazione democratica nel contesto europeo, sia la capacità delle democrazie dei singoli stati di rispondere a questo processo di spoliazione
della democrazia dei diritti che è in corso in questi anni in Europa. Si parla oggi tanto di elezioni europee, si parla oggi tanto di elezioni del Parlamento europeo. Su questo, diciamo sì, facciamoci poche illusioni, perché il Parlamento europeo continua ancora a essere un organo particolarmente debole, non ha un indirizzo politico, non soltanto, diciamo sì, è definito legislatore dell'Unione europea, ma non può approvare leggi se non, diciamo sì, in collaborazione con altri organi, in primis la Commissione, ma non ha nemmeno il potere di iniziativa. In nessuna parte del mondo il Parlamento non dispone del potere di iniziativa legislativa. Come a dire, il Parlamento non può nemmeno definire l'agenda delle questioni che si dovranno discutere. Figuriamoci approvare. Abbiamo parlato più volte del Fiscal Compact. C'è stata una mozione d'ordine approvata dal Parlamento, anche in modo trasversale, che invitava i vertici dell'Unione Europea induceva, diciamo sì, ad adottare soluzioni quantomeno un po' più flessibili, meno rigide. E sapete, insomma, in che modo si arrivò al Fiscal Compact, con le dinamiche che ho descritto prima e con quei processi selettivi delle istanze democratiche alle quali ho fatto riferimento. Certo, oggi è richiamato spesso Habermas, si dice Habermas è un critico della democrazia. Diciamo sì, si è ravveduto recentemente, perché Habermas è stato uno dei primi teorici, uno dei più convinti del processo costituente europeo, e ancora oggi, all'indomani del fallimento del trattato costituzionale, ritiene che esista, che oggi ci sia una Costituzione europea. Questa è una posizione molto diffusa anche tra alcuni costituzionalisti. Recentemente è stato pubblicato un libro anche in Italia, sulla grovigliata vicenda della Costituzione europea, posizione questa che tende a recuperare un'idea di Costituzione, diciamo così, premoderna per alcuni aspetti, cioè a dire. Si fa riferimento non a caso all'opera di Barque. Sapete, Barque è stato uno dei critici più violenti della Rivoluzione francese, con le stesse, diciamo sì, utilizzando le stesse categorie, si dice che oggi vi sia una Costituzione europea, e la Costituzione europea altro non sarebbe che quel complesso di norme e di disposizioni contenute in tutti i trattati che sono stati approvati dal 1957 sino ad oggi. Chiaramente è una posizione che regge poco sul piano storico e sul piano concettuale. Sul piano storico, perché allora a questo punto non si capisce perché era stato ipotizzato un trattato costituzionale e poi è stato bocciato dai cittadini se già c'era una Costituzione. Sul piano concettuale, perché non possiamo ammettere che vi sia un'idea di Costituzione. Il costituzionismo democratico nasce con un impianto diverso, che sia scissa dall'idea di popoli, dal principio di autodeterminazione dei popoli. Cioè dire, il processo costituente ha sempre avuto un soggetto forte che, diciamo sì, che ha una derivazione quantomeno popolare, sempre, dalla Rivoluzione francese fino a oggi. Cioè dire, quando nel libro, tra l'altro uno dei libri più riusciti di Negri, sul potere costituente, Negri rielabora la categoria del potere costituente e ne definisce anche le scansioni sul piano storico, fa riferimento alla Rivoluzione americana, alla Rivoluzione francese, alla Comune di Parigi, fino alle vicende costituenti del Novecento. Nota proprio questo, tutte hanno una derivazione popolare. Il Terzo Stato in Francia, l'esperienza di autogoverno negli Stati Uniti, il proletariato in armi nella Comune di Parigi, i partiti politici nel Novecento. Ora, l'idea che possa esistere una Costituzione che, come le Costituzioni, come si dice, premoderne, erano, diciamo sì, il condensato degli usi e delle norme che vigevano ai tempi dello Stato assoluto,
e che prescinde da ogni forma di legittimazione democratica, è un connotato regressivo che deve farci riflettere su quella che è la crisi oggi, non soltanto del costituzionalismo, ma dell'idea di democrazia. Secondo aspetto, la legge di bilancio, la riforma dell'articolo 81, l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, le questioni che sono state poste anche qui sono certo dirimenti, anche perché sì, c'è un coinvolgimento della Corte Costituzionale, ma in modo particolare della Corte dei Conti, ma è un coinvolgimento, perché dopo la Corte dei Conti che deve verificare, come si diceva, no, quella che è l'equiparazione, la parità tra spese ed entrate. Però c'è un aspetto che in qualche modo condiziona significativamente quello che è il ruolo dei giudici, giudici della Corte dei Conti, giudici delle Corti Costituzionali. Cioè dire, questi giudici dovranno anche verificare che la legge di bilancio possa essere, esattamente la formula è questa, scusate, il ricorso all'indebitamento è consentito e quindi insomma anche i giudici dovranno uniformarsi, ma a condizione che verifichino che cosa? Che si siano verificati degli eventi eccezionali. E poi abbiamo anche altre disposizioni, sempre nell'articolo 81, rispetto alle quali una comprensione esatta ce la potrebbe dare Emiliano Brancaccio, ma dubito che dei giudici della Corte dei Conti siano in grado di valutare e di tenere conto di quelle che sono le fasi avverse e fasi favorevoli del ciclo economico. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un'aberrazione per cui il povero giudice della Corte dei Conti dovrà verificare quelle che sono le dinamiche anche di natura globale che vanno a incidere su quelli che sono i connotati del ciclo economico e dare una risposta. Ecco. Allora, quindi c'è secondo me una caduta di stile che è proprio indice della confusione di questi anni e che insomma dimostra anche come l'Unione Europea procede, incide, scassa le Costituzioni, perché questo è un po' quello che sta accadendo in questi anni. Rispetto alla domanda che è stata formulata sulla successione dei tempi, allora innanzitutto è vero, non c'era nessun obbligo di introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione. I trattati e le norme comunitarie prevedevano tutto al più un vincolo di introdurre il pareggio di bilancio in norme che avessero una propria rilevanza sul piano nazionale. E quindi solo preferibilmente costituzionale. Tant'è vero che anche la Francia non ha modificato la Costituzione, l'ha fatto soltanto per le ragioni che ci spiegava prima Brancaccio, l'Italia e la Spagna, perché erano quelli che dovevano dimostrare la propria affidabilità e quindi la propria volontà, la propria dedizione a far per primi i compiti, dimostrando che le disposizioni sul pareggio di bilancio venivano addirittura adottate in Costituzione. Noi avremmo potuto adottare il pareggio di bilancio anche in una semplice legge costituzionale, o in una legge, o anche tutto al più in una legge costituzionale, non in una legge di revisione costituzionale. Le leggi costituzionali sono delle leggi che, diciamo così, che affiancano, no? Che si pongono accanto al testo della Costituzione, ma non ne modificano la lettera. Invece noi abbiamo modificato tutto l'articolo 81, tra l'altro accorpando il vecchio testo al nuovo, quindi è una confusione assoluta. Ora, questo rispetto alla successione dei tempi, questo è potuto accadere perché l'input era stato raccolto dal Parlamento italiano ancora prima dell'approvazione del Fiscal Compact. Ricordiamoci, c'era stato il Six Pack su questo e c'era stata anche la famosa lettera dei due governatori, Trichet e Draghi, in cui si diceva che il Parlamento italiano è libero e sovrano, però deve fare delle riforme, e indicava puntualmente quali devono essere queste riforme, due in modo particolare, due riforme costituzionali, l'articolo 81 e l'articolo 41. L'articolo 41 della Costituzione riguarda, no, la cosa potrebbe apparire bizzarra perché riguarda la libertà di impresa, dice la libertà di iniziativa economica è libera. Allora perché però va modificato? Perché c'è un comma successivo che destava un po' di stupore.
all'establishment dell'Unione Europea, quella disposizione in cui si dice che la libertà di iniziativa economica non può però porsi in contrasto con la libertà, la sicurezza e la dignità, dove sicurezza non si intende come si intende oggi, no? Non ha nulla a che fare con le spirali securitarie. La sicurezza è la sicurezza sociale. Se la libertà d'impresa mette in discussione la sicurezza sociale, comprime i diritti dei lavoratori, non assicura la dignità, che poi è l'aspetto preminente delle norme costituzionali in materia di lavoro, ecco, in quei casi c'è una sorta di gerarchia che va rispettata, per cui i diritti di libertà, la dignità sociale e la sicurezza sociale stanno prima, no? Devono essere salvaguardate, anche limitando la libertà d'impresa. Ora, e su questo si innesta anche l'ultima mia considerazione con riferimento appunto alla questione del dirigismo, la programmazione, la pianificazione. Nella Costituzione si parla non di programmazione, non di pianificazione, si parla di programmi. L'articolo 41, ultimo comma, parla appunto di programmi che devono coordinare l'attività economica pubblica e privata e indirizzarla a fini sociali. Quindi c'è questo già nella Costituzione. Ora, noi non dobbiamo pensare che in questi anni, siccome si è deregolamentato, tutto questo è avvenuto agevolmente, quasi che no, c'è la supremazia del mercato, il primato del mercato, che è quasi un'entità naturale, e invece quando si tratta di deregolamentare tutto questo avvenga naturalmente. In questi ultimi 30 anni è stato compiuto uno sforzo, un'impresa titanica uguale nello sforzo ma contraria negli esiti a quelli che hanno, no, condizionato e contrassegnato i 30 anni, i cosiddetti 30 anni gloriosi, vere e proprie imprese titaniche che hanno avuto quale obiettivo? Quello di affermare il primato del mercato. Il primato del mercato non appartiene all'ordine naturale delle cose, si costruisce attraverso norme, si costruisce attraverso leggi, ed è quello che è avvenuto in questi, anni. Quindi si tratta, quindi, dal mio punto di vista, di ribaltare questa tendenza. Così come si è operato in questi anni frantumando proprio corazze nazionali, travolgendo resistenze sociali, utilizzando un'espressione di Polanyi, proprio spianando montagne per affermare il primato del mercato, si tratta di ridefinire invece oggi le condizioni per affermare di nuovo la centralità della persona. E quindi un nuovo, qualche costituzionalista parla di un nuovo umanesimo costituzionale, cioè dire al centro l'uomo con i suoi diritti, il cittadino con i suoi diritti, garantito da una legge fondamentale. Questa è un po' la tendenza che secondo me va perseguita. Grazie. Allora, l'ora è tarda, ma i numeri ancora un minimo tengono. Vorrei fare le ultimissime domande, e mi arrogo la prima per spremere fino in fondo i nostri relatori. Le domande che volevo rivolgere a entrambi, ma soprattutto nell'ottica del professor De Fiore, sono queste: cioè, se ritenete legittimo parlare di dell'esistenza o dello sgretolamento anche di un modello sociale europeo, che è proprio alla luce di quel principio Keynes in patria e Smith all'estero, di modello sociale europeo parlano proprio quelli che cercano di difenderlo, come per esempio Luciano Gallino nei suoi libri Finanza e Capitalismo e Il colpo di Stato, Banche e Governi. Alla luce di questo e dell'universalismo, del mito dell'inclusività che si è accompagnata all'apparato giuridico e sociale europeo, vorrei chiedere di spendere qualche parola sulla questione dell'immigrazione, che è uno dei punti più ambigui della propaganda elettorale su tutti i fronti e anche delle pratiche europee, e penso a un caso citato da professore De Fiores nel suo libro, che è quello della sospensione di Schengen al momento in cui la Francia voleva impedire l'ingresso dei profughi, ingresso via Italia, dei profughi dalla Libia, cioè dal paese che stava in quel momento bombardando. Quindi, in sostanza, che cosa ne è di questa inclusività, di questa universalità, mentre si gretano i diritti sociali e politici della cittadinanza europea? Che ne è di questa inclusività verso, da una parte, la forza lavoro di questi dannati della terra, e dall'altra anche verso, eventualmente, i nuovi paesi, e qua non posso non pensare
alla scintilla di quella che sembrava inizialmente essere una rivoluzione colorata ed europeista in Ucraina, che si è rivelata essere ben altro. E poi c'è una domanda di là, credo. Era una considerazione sul protezionismo, no? Cioè, gli esempi che sono stati fatti, la Cina, vabbè, la Cina però è un mercato di per sé, 1 miliardo e qualche cosa di persone, e oltretutto sta facendo accordi economici con la Russia per le fonti energetiche. E gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio l'ALCA l'accordo del Pacifico, e ora stanno realizzando l'accordo di libero scambio con l'Atlantico. Il problema è questo, cioè che mentre qui si configurano delle economie estremamente forti, dall'altra un'uscita dall'euro configurerebbe un paese con un'economia estremamente debole, che dovrebbe commerciare sia da un punto di vista delle fonti energetiche che delle materie prime, ma anche per la sopravvivenza alimentare, no? Per le derrate alimentari, con monete diverse. Considerando che tutte le politiche che sono state fatte negli ultimi anni nel nostro paese sono state quelle di tagliare rapporti commerciali con partner vicini, no? Pensiamo alla questione della Libia, all'Iraq, eccetera, cioè quelli che naturalmente erano i nostri partner commerciali. Non so se quanto dovuto da in perizia nostra o volontà di altri soggetti, o comunque di volontà internazionali che ci hanno portato a questa cosa qui. Considerando anche la riduzione reale, concreta, cioè del nostro paese, di capacità produttiva e di concorrenza all'estero. L'unica fabbrica automobilistica praticamente è stata portata, no, da Marchionne negli Stati Uniti. Considerando che nel nostro paese, oltretutto, anche la questione principale, no? Cioè l'innovazione tecnologica, la ricerca e via dicendo, cioè una buona percentuale di, fra virgolette, cervelli italiani lavora all'estero. Quindi, secondo me, è una cosa, diciamo, può essere una cosa disastrosa. Disastrosa perché? Per i soggetti subalterni, non certo per le classi diciamo dominanti, e per chi oggi nel nostro paese ha e detiene capitali all'estero e fabbriche all'estero e quote di mercato all'estero. Quindi l'unica cosa è quella di riaffrontare il problema della riappropriazione delle questioni che erano iscritte nella Costituzione, no? Cioè l'articolo 1 della Costituzione, cioè non è, appunto, è quello che deve essere riaffermato, cioè l'articolo 1, cioè l'importanza del lavoro dell'uomo e la sua produzione e il lavoro. E quindi, cioè, per me a volte alcune affermazioni, alcune analisi e via dicendo, mi sembrano, come si dice, scorciatoie, no? Rispetto a quello che invece è un lavoro grosso. Ovvio che i rapporti di forza oggi non sono, non vanno a favore per una riaffermazione della Costituzione, una rilettura approfondita della Costituzione e una sua i valori della nostra Costituzione reinseriti in una politica europea e cambiare i rapporti di forza. È un lavoro, ovviamente, che è un lavoro grosso, però io penso che non ci siano alternative a questo lavoro qui, ecco, diciamo. Vabbè, grazie.
Ma no, io sono, sì, dai, insomma, no, l'unica cosa, perché, boh, insomma, io di riflessioni ne ho molte, insomma, ma vista l'ora, l'unica cosa, l'ultima cosa che volevo dire, riallacciandomi al discorso adesso del professor De Fiores, che condivido, perché effettivamente si tratta di ribaltare una tendenza, e in questo passaggio che c'è stato da un primato del discorso, che dal discorso politico è passato al discorso economico, che ha assunto una centralità e direi quasi un'egemonia nella nostra società, che non ha precedenti e che sfrutta soprattutto, cioè si serve del discorso politico necessariamente per poter attuare il proprio potere sulla società, insomma. E quindi sì, si tratta a mio avviso di ribaltare questa tendenza, ma per poter mettere al centro le persone, non mi piace molto come categoria quello della persona, le persone intese come cittadini, serve riportare la centralità del politico, ecco, cioè, quindi era questo che, giusto per chiusare, insomma. C'è un'ultima domanda da lì. Okay. No, vai, tanto, finché non ci buttano fuori. Io volevo toccare un aspetto che non è stato preso in considerazione, ossia le banche, in particolare il rapporto ormai generato tra banca e finanza. Volevo chiedere un parere da parte vostra in merito al modello ormai accettato della banca universale, ossia del fatto che la banca non faccia più solo la banca, cioè non sia solo più l'intermediario tra risparmio e credito, bensì operi nei mercati finanziari, solo rispettando quelle che sono le regole di Basilea, ossia il rapporto tra il capitale delle banche e il tipo di operazioni che si vanno ad operare, quindi i coefficienti di solvibilità e le riserve di liquidità per le singole operazioni eventualmente finanziarie. Limiti che poi vengono elusi dal trasferimento di asset negativi delle banche a quelle che sarebbero altre società finanziarie, che in realtà non sono altro che le stesse banche, che si liberano appunto del negativo e che fanno finta di avere un capitale rafforzato in grado di operare quindi sui mercati finanziari in maniera stabile, cosa che in altro è negativa, perché io immagino che l'assorbimento di capitale per garantire la solvibilità delle banche dia meno possibilità di garantirlo per il credito alle imprese. E poi l'altro aspetto della cartolarizzazione del rischio di credito, come mai viene ammesso, cioè cosa si può fare in merito alla propagazione della crisi in maniera non controllabile con appunto la cartolarizzazione del rischio di credito. E per quanto riguarda invece appunto anche la banca fantasma di cui parlavo prima, oggigiorno alla fine nella nostra legge bancaria è prevista il divieto della banca di fatto, che non sarebbe altro che quella società finanziaria camuffata a cui vengono trasferiti gli asset negativi, perché non si fa qualcosa con la legge attuale vigente per ostacolarlo. Grazie. E con questa è secchissimo. Direi di chiudere. Allora, riguardo a speculazioni finanziarie, high frequency trading, cioè quelle operazioni super rapide fatte con i computer, vostro parere sì, no? Io personalmente sono per no, comunque. Telegraficamente, sì, anch'io. Per quanto riguarda, diciamo, il discorso delle banche, sì, condivido tutti i rilievi e tutte le considerazioni. Aggiungo una chiosa: io personalmente ho avuto la grande fortuna, posso definirla così, di essere capitato diciamo, di trovarmi a essere chiamato a fare il consigliere di amministrazione di una banca che si chiamava Banca Toscana,
e che doveva essere risanata da una serie di disastri che erano stati compiuti in anni precedenti. Quindi si chiamarono un po' di persone oneste, non perché io, ma intorno a me c'erano persone più competenti di me, oneste, per cercare di risanare questa banca, e si stava procedendo in questa direzione. Questa banca faceva parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena e si verificò in sostanza un momento decisivo nel quale bisognava scegliere una linea strategica. E mentre Banca Toscana era una banca territoriale, quindi con delle caratteristiche molto diverse da quelle che lei ha evidenziato e a cui accennava, in realtà il progetto del Monte dei Paschi era quello di assorbire Banca Toscana per poter poi acquisire le risorse necessarie per l'acquisizione di Antonveneta, che invece rientrava nella logica del processo di universalizzazione, quindi ovviamente di proiezione di Monte dei Paschi sui mercati finanziari internazionali. Ebbene, io fui tra coloro i quali si opposero a questa opzione, a questa soluzione, ritenendo che fosse perniciosa. Segnalai anche una cosa, cioè che Mussari stava per fare questa operazione di acquisizione di Antonveneta in un punto di picco del mercato finanziario, quindi acquisendo Antonveneta, perché uno dei problemi poi di questa logica della banca universale che fa finanza è anche quella di fare speculazione, e quindi poi puoi essere fortunato, puoi essere sfortunato. Mussari fu sfortunato, potremmo dire così, perché, come qualcuno avvisava, eravamo sul punto di massimo dei prezzi. Quindi lui ha comprato Antonveneta poco prima che i prezzi crollassero. Se c'è un motivo chiave, se ne sono dette tante, ma io ho insistito tante volte a questo riguardo, se c'è un motivo chiave per la crisi di Monte dei Paschi, e che spiega il motivo per cui Monte dei Paschi è come se fosse l'avanguardia della crisi bancaria in Italia, è quella acquisizione fatta a prezzi alti che poi sono crollati. E a proposito delle critiche, dei rilievi che vengono avanzati riguardo alla ipotesi protezionista, di controllo e così via, io insisterei sulla questione delle banche. Io vorrei chiarire una cosa, perché questo forse è il limite degli economisti, e in questo senso credo che gli economisti a un certo punto debbano tacere e debbano far parlare altri tipi di intelligenze. Però l'economista che cosa fa, se lo sa fare? Guarda le dinamiche, guarda i processi. Allora, per quel che abbiamo detto, e spero che i dati siano stati sufficientemente convincenti, noi ci troviamo in prossimità di un potenziale processo di ristrutturazioni bancarie che dovrebbe implicare alla fine che i paesi creditori acquisiscano, le banche dei paesi creditori acquisiscano la proprietà e il controllo delle banche dei paesi debitori. Domanda: vogliamo ritenere che una forma di limitazione di queste acquisizioni, non a livello nazionale, ma a livello per esempio Sud Europa, sia, come lei l'ha definita, una catastrofe? Io ho paura che sarebbe una catastrofe il fatto di non porre qualche forma di limitazione, perché guardate che perdere un minimo di sovranità sul capitale bancario significa destinarsi ad una proiezione poi di sviluppo economico che è molto diversa da quella che è stata la storia anche dei paesi del Sud Europa. È una condizione di sudditanza che richiama le forme dell'antico imperialismo. Questo, voglio dire, dovremmo saperlo molto bene. Per quanto riguarda la prima domanda, quello che mi poneva Bruno sul modello sociale, la crisi del modello sociale europeo. Allora, quando si parla di modello sociale europeo è chiaro che si fa riferimento non a quello che è stato il modello così come congeniato e sperimentato a livello comunitario, ma più che altro il modo in cui il modello sociale è stato invece introiettato all'interno dei singoli paesi facenti parte dell'Unione Europea e in modo particolare dalle loro costituzioni.
In questo c'è sempre stata, diciamo così, una certa difformità, una discrasia tra il modello sociale europeo e il modello sociale statunitense, tra il modello, no, il modello americano, forte mobilità sociale con scarse capacità di intervento da parte del potere pubblico, salvo poi ammettere che il luogo di sperimentazione del New Deal sono stati proprio gli Stati Uniti d'America, e poi invece il modello cosiddetto renano. Il problema è questo, che c'è stata un'identità europea ed è stata proprio un'identità con questi connotati, cioè dire la capacità, diciamo così, sperimentata da parte dei paesi dell'Unione Europea di piegare gli assetti della produzione capitalistica al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale, al soddisfacimento dei bisogni, l'eguaglianza che non si ferma soltanto secondo le logiche del principio dell'eguaglianza in senso formale o liberale, ma punta invece a un'eguaglianza più ampia di tipo sociale, quindi al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale. Ora, questa è l'identità, questo è il modello sociale europeo ed è un sistema, un modello sociale in crisi, che i processi di integrazione economica, soprattutto nel momento in cui si sono affermati nel modo più irruente possibile dopo il crollo del muro di Berlino, non è un caso che il primo trattato in cui tutto questo viene sancito con forza, con veemenza, del trattato di Maastricht del 1992, in cui si afferma a chiare lettere il principio egemonico della libertà, del primato dell'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Ecco, e tutto questo oggi ci pone di fronte a questioni e a una complessità che va in qualche modo dipanata, perché non si tratta, a mio giudizio, di difendere soltanto quello che è il modello sociale così come è stato immaginato in passato. Se oggi abbiamo un'opportunità, è quello di riuscire su scala europea a veicolare un modello sociale ancora più forte. Cerco di essere più chiaro. Se il modello sociale, delineato anche dalla Costituzione italiana, aveva il suo soggetto di riferimento nel cittadino maschio e lavoratore, ecco, invece oggi si tratta appunto di scardinare e di ampliare questo modello sociale, coinvolgendo altri soggetti al di là quindi della dimensione del lavoro, superando la questione di genere, e dall'altra parte affermando proprio con riferimento alla cittadinanza, ecco perché parlavo di persona, perché io ritengo che nelle persone ci sono tutti. Ci sono i cittadini, ma ci sono anche i migranti. E invece l'idea che propone l'Unione Europea è un'idea asfittica. È vero che c'è una cittadinanza europea, ma è un gioco di parole, è un sillogismo che non ha senso. Cioè dire, il trattato di Maastricht, disposizione questa poi ripresa e recepita appieno dal trattato di Lisbona, dall'ultimo trattato, si limita a dire questo, che cittadino dell'Unione Europea sono tutti i cittadini facenti parte di stati che compongono l'Unione Europea, cioè non significa nulla. Se c'era uno sforzo che andava fatto, no? Se vi era un tentativo che andava sicuramente sortito, era quello di provare a rompere la gabbia dei nazionalismi e a ridefinire un nuovo concetto di cittadinanza a livello europeo che coinvolgesse innanzitutto i migranti. I migranti sono un ottavo della popolazione dell'Unione Europea, eppure stanno ai margini. Cioè, nei confronti dei migranti, le politiche dell'Unione Europea sono state politiche regressive. Cioè, dire, quello che è chiamata la fortezza dell'Unione Europea, effettivamente, questa è una formula che lascia intendere quello che è l'atteggiamento che ha connotato le politiche comunitarie in questi anni. Cioè, innanzitutto, a vallo delle politiche nazionali, fatte di pattugliamento delle coste, fatte di governo dei flussi, fatte di agenzie come il Frontex, che perseguono logiche che sono per molti aspetti paramilitari. Anche nel Trattato di Lisbona c'è questa convivenza asfittica fra due questioni che invece andrebbero affrontate in modo completamente diverso, perché a un certo punto si richiama una nozione che è sempre combinata, se non in modo
in modo sospetto tra il governo dei flussi e la gestione del fenomeno criminale, quasi a dire che nel momento in cui si affronta la questione dei migranti, inevitabilmente bisogna affrontare allo stesso modo e di conseguenza quella che è l'irruzione del fenomeno criminale, quindi avallare politiche di impianto securitario. L'espansione quindi della cittadinanza penso che sia il punto più rilevante. Noi sappiamo d'altronde che intorno alla questione della cittadinanza che tutto si è ridefinito anche sul piano costituzionale. Il concetto proprio rivoluzionario, le citoyens francese, puntava proprio su questo, un soggetto che era titolare di diritti a quali venivano anche imputati dei doveri di fedeltà alla Repubblica, però secondo me tutta questa tradizione del costituzionalismo rivoluzionario a mio giudizio oggi andrebbe ripresa. Cioè dire, quando i giacobini, il capo dei giacobini che era Robespierre, diceva i nemici della Francia non sono, diciamo così, gli stranieri, ma sono i nemici della rivoluzione. Ecco, questa è una frase che mi è sempre piaciuta. Allo stesso modo, oggi potremmo dire che i nemici della Repubblica, i nemici dell'Europa, non sono gli stranieri, ma sono i nemici della Costituzione, di quel patrimonio costituzionale che è stata parte integrante dell'Europa e che ha in questi anni, diciamo così, delineato una delle pagine più alte di civiltà proprio con l'approvazione delle Costituzioni antifasciste. Grazie. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti, per essere rimasti fino a quest'ora, ringrazio i due relatori, il professor De Fiores e il professor Brancaccio, sia a nome della scuola che del forum, e anche grazie di cuore a nome mio di Bruno, e speriamo insomma che questo non sia un evento isolato, ma che riusciremo ad organizzarne molti altri. Grazie.